Madame l'ambassadrice, chers collègues, chers amis, soyez les bienvenus à la Fondazione Primoli et bienvenue aussi de la part de notre président, Roberto Antonelli, qui regrette de n'être pas avec nous comme prévu, mais il se trouve à New York dans l'impossibilité de nous rejoindre aujourd'hui. Il regrette beaucoup. Alors, avant de dire deux mots sur les raisons de ce colloque autour de l'amour de Stendhal, j'ai le plaisir de saluer Son Excellence l'ambassadrice près du Saint-Siège, Madame Florence Mangin, et tout en la remerciant pour le soutien qu'elle a donné à l'organisation de ce colloque et pour avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Allora, continuo in italiano due parole su questo convegno che vuole celebrare i 200 anni dalla pubblicazione del De l'amour di Stendhal, un saggio dal titolo molto suggestivo ma dal contenuto quanto mai ostico, almeno per i non iniziati a Stendhal. A Roma si dice che non si può cavare il sangue dalle rape. Ma qui avviene il contrario. Quest'opera di così difficile approccio, sebbene spremuta, offre spunti preziosi per la conoscenza della personalità di Stendhal, ma anche dei suoi interessi culturali, filosofici e psicologici all'epoca della scrittura, in 1800, la pubblicazione, come sappiamo, è del 1820, la scrittura intorno al 1820, ma anche indizi sulla nascita della sua vocazione di romanziere. La pregnanza di questo saggio era già apparsa evidente nel 1996, quando alcuni sommi stendhaliani, era proprio il Gotha degli stendhaliani dell'epoca, si riunirono a Parigi per un convegno destinato esclusivamente a De l'amour, un'opera che fra l'altro ha occupato Stendhal fino agli ultimi giorni della sua vita, visto che il 15 marzo del 1842, quindi una settimana prima di morire, lavorava a una terza edizione di De l'amour. Quel convegno parigino si chiamava Persuasion d'amour, Nouvelle lecture de l'amour de Stendhal, e gli atti, pubblicati da Droz nel 1999, sono esposti qui nella piccola mostra bibliografica insieme con alcune delle tante edizioni e traduzioni dell'opera. Vi invito, quando avremo l'intervallo, di andare a vedere questa piccola mostra. Ora, il testo così complesso e vario di De l'amour ha sempre suscitato molto interesse nel mondo, pensiamo a Zweig, pensiamo a Calvino, a Trompeo, a Moravia, per non parlare delle edizioni storiche, a partire da quella del cugino di Stendhal, Romain Colomb, del 1853, a quella di Henri Martineau, di Michel Crozet, di Victor Delitto, fino alla recente edizione critica di Xavier Bourdonnais, che è qui presente tra noi e che ascolteremo domani. Ci è dunque sembrato opportuno indagare ancora, ma questa volta in una prospettiva multidisciplinare, per dare un impulso originale agli studi sul De l'amour. E non è stata un'impresa facile quella di trovare specialisti di altre discipline, filologi, filosofi, psicologi, storici dell'arte, anglisti, italianisti di grande livello che abbiano voluto affiancare gli stendhaliani che pure sono presenti nell'affrontare questo testo in relazione ai loro studi specifici. Ora, nell'intento di divulgare le novità che certamente potranno emergere da questo incontro, la Fondazione, come sapete, intende curarne e pubblicarne gli atti nel più breve tempo possibile. E a questo fine raccomando la puntualità nella consegna dei vostri testi entro febbraio, per favore, 2023. Vorrei ancora sottolineare che il convegno di oggi si iscrive in una tradizione di studi cara alla Fondazione Primoli. Grazie al culto stendhaliano del signore di questi luoghi, il conte
Primoli, ma anche di Massimo Colesanti, che è stato presidente di questa fondazione dal 1990 al 2016, l'anno della sua morte. E questo culto è testimoniato dai preziosi volumi standaliani acquistati da Primoli e qui esposti in mostra, e poi da molteplici attività della fondazione, di cui possiamo ricordare qui due importanti convegni standaliani, convegni internazionali che hanno anche fatto epoca ai loro tempi, voluti e organizzati da Massimo Colesanti, i cui atti sono stati pubblicati nei quaderni della Fondazione Primoli. E il primo, ecco, potete vedere qui i manifesti di quei due convegni. Il primo è del 1983, Stendhal, Roma all'Italia, che fu accompagnato da una mostra su Stendhal a Roma, qui al museo, piano di sotto, al Museo Napoleonico. E il secondo, del 2002, Arrigo Bell, Romano, anch'essa accompagnato da una mostra qui in Fondazione. Ora, un anno fa, il 26 novembre 2021, come sappiamo, è stato firmato il Trattato del Quirinale. Celebrando oggi Henri Bell, milanese ma anche romano, quindi lo stretto rapporto tra Stendhal e l'Italia, riaffermiamo fortemente i legami culturali tra Italia e Francia che questa istituzione è chiamata a valorizzare. Prima di concludere, mi sia permesso di ringraziare tutti coloro che hanno concorso all'organizzazione scientifica e materiale di questo convegno. I membri del comitato scientifico, in modo particolare Anna Maria Scaiola, che ha avuto per prima l'idea di questo convegno. Poi i colleghi che hanno accettato di presiedere le quattro sedute, tutto il personale della Fondazione Primoli, Cecilia Burla, Fabrizio Fasano che ci sta riprendendo, Valeria Petitto che fra le mille altre cose ha anche curato la grafica del programma e naturalmente gli allestitori della mostra di libri, Alain de Jacquelot e Valeria Petitto, e poi l'ambasciata di Francia presso la Santa Sede nella persona dell'ambasciatrice che abbiamo qui con noi e il Centre Saint-Louis des Français, e saluto il direttore del centro, Monsieur François-Xavier Adam, che è qui con noi anche. Apro dunque con grande piacere i lavori di questo convegno destinato agli Happy Few, specialisti e non specialisti che coltivano un rapporto sempre vivo e dinamico con Stendhal, e mi compiaccio perché in fondo questo pomeriggio gli Happy Few non sono poi così pochi. Allora, do adesso la parola a Madame l'ambassatrice. Grazie. Signora direttrice, signore e signori, cari amici, dal 1928 la Fondazione Primoli, una delle più antiche fondazioni italiane a Roma, a promuovere le relazioni culturali tra Italia e Francia, ha la particolarità di essere sia accademica che aperta alla società. Il conte Primoli, nipote di Luciano Bonaparte, si definiva francese di spirito e italiano di cuore. E siamo all'ambasciata francese presso la Santa Sede, sempre lietissimi di lavorare con la Fondazione Primoli e con lei, direttrice. E per me è un piacere e un onore aprire questo colloquio in questa magnifica biblioteca. Henri Bell pensava che poche persone potessero provare amori contrastati, potessero provare questo sentimento unico. Egli stesso ha vissuto amori contrastati, non corrisposti e dolorosi, che certamente ricorderete. Proprio in questo saggio de l'amour, sottolinea che l'amore è la debolezza delle anime forti e che pochi lettori possono capire la passione dell'amore. Si rivolge a coloro che almeno una volta sono stati infelici per 6 mesi a causa dell'amore e sono in grado di capire la sua passione. Stendhal era innamorato dell'Italia, soprattutto di Milano, ma anche di sua madre.
Henri Bell aveva 17 anni quando perse sua madre, alla quale era veramente devoto. A partire di questo amore, non ha mai smesso per tutta la vita di moltiplicare le conquiste femminili senza mai smettere di soffrire per le successive rotture. Poco prima di scrivere De l'amour, un colpo di fulmine reciproco sembra unire Mathilde Dombrowski e Stendhal in modo appassionato dal 1819 al 1821. Entrambi hanno sperimentato questa cristallizzazione descritta nel suo saggio come l'adorazione e l'invenzione di qualità immaginarie sulla persona scelta dal cuore. Stendhal nutre una passione consumante per Mathilde, la quale invece viene messa in guardia da una lettera della cugina in cui Stendhal viene descritto come un Don Giovanni. La langue française a peu de mots à décliner pour parler d'amour, ce qui donne lieu à de très nombreuses définitions dans les dictionnaires. Les temps actuels rendent donc difficilement compréhensible, voire intolérable, entre guillemets, l'amour des ennemis prôné dans le Nouveau Testament. La Bible utilise bien d'autres mots, pitié, miséricorde, tendresse. Le Centre Saint-Louis travaillant avec les universités pontificales, je me permets une incise. Qu'est-ce que nos Bibles traduisent par amour ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, dit le livre de Deutéronome. Il reprend le verbe hébreu ahav, qui appartient au vocabulaire des traités d'alliance entre les rois. Il s'agit d'une fidélité politique qu'un suzerain réclame à son vassal. Pas d'alliance avec l'ennemi, paiement du tribut, etc. Le Nouveau Testament utilise le verbe philein pour parler d'un amour d'égalité et d'amitié. Mais c'est Paul qui, dans sa première lettre aux Corinthiens, popularise un mot peu usité, agapé, parfois traduit par charité. Il est formé sur un verbe qui désigne l'amour de préférence et de prédilection. Il devient le mot chrétien par excellence pour parler de l'amour entre Dieu et les hommes et celui qui unit les chrétiens. Le mot désignant l'amour charnel, eros, n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais sera repris avec audace par Grégoire de Nice, père de l'Église au IVe siècle, pour décrire l'amour divin. Depuis ce changement de paradigme, nombreuses sont les évocations de l'amour, dont au Moyen-Âge, Tristan et Iseult, personnages des héros de chansons de gestes, accomplissant des exploits relatés sur un mode épique. Mais au-delà de ces traditions, la force de Tristan et Iseult est d'introduire une réelle nouveauté littéraire en subvertissant les valeurs féodales et courtoises qui constituent les repères essentiels pour la littérature médiévale. La subversion réside dans la transgression du modèle courtois. La femme n'est plus cette dame inaccessible que l'on aime avec dévotion et chasteté, mais un être qui suscite désir et plaisir. Depuis, en Occident, l'amour a traversé littérature et poésie en France et en Italie, et je me permettrai, dans cette relation France-Italie, vécue et voulue par Joseph-Napoléon Primoli et Stendhal, de prendre l'exemple de François Pétrarque, de cet amour impossible qui naît en l'église du couvent Sainte-Claire à Avignon le 6 avril 1327. Ce jour-là, jeune clerc de 23 ans, il rencontre Laure pour la première fois. C'est l'éblouissement. Le poète en tombe éperdument amoureux. Elle n'a qu'un défaut, elle est mariée. Cette situation romanesque est-elle si loin de l'amour ? 200 ans après, nous savons que le texte a influencé de très nombreux écrivains et artistes. L'essai a même infusé la chanson populaire avec en 2006 le compositeur Yodelis, de son vrai nom Maxime Nucci, qui propose une chanson de l'amour à Johnny Hallyday. La palette de l'amour est inépuisable et dans l'attente de vous retrouver à la résidence ce soir, je vous souhaite un colloque fructueux. Merci. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice, pour cette belle introduction à notre colloque.
Allora, come vi sarete tutti accorti, non c'è Luca Pietromarchi, che poveretto è trattenuto a casa con l'influenza e con la febbre, per cui indegnamente dovrò presiedere io questa seduta, però Luca ci teneva molto a dare un suo saluto e quindi lo farà attraverso un collegamento online. Eccolo, buonasera. Eccoci. Luca. Ciao. Buonasera. Buonasera. Allora, grazie, scusatemi, ma insomma sono i regali della stagione, sono questi, ma ci tenevo troppo ad essere con voi e volevo ringraziare Letizia per questa occasione, visto che sfruttiamo questi nuovi strumenti croce e delizia di questi anni. Era soltanto per dire quello che vi avrei detto, avessi potuto essere lì come tanto avrei voluto, ma insomma pochissime parole di introduzione, diciamo così, sono state delle piccole osservazioni. La prima è quella che in verità ci sono due opere letterarie che hanno in qualche modo contribuito che hanno dato un significativo contributo allo sviluppo delle scienze psicologiche, regalandogli due nomi, due categorie. La prima è Flaubert con Madame Bovary e il bovarismo, e l'altro è appunto Stendhal con De l'amour e questo celebre concetto della cristallizzazione. Questo tutti lo conoscono, nessuno ha letto De l'amour, ma tutti sanno cos'è la cristallizzazione. Allo stesso modo, anche chi non ha letto Madame Bovary è cascato in quel tranello, diciamo così. Trovate una citazione singolare di Ortega y Gasset, grande lettore di De l'amour, che dice: per la cristallizzazione, per essa l'amore non erra qualche volta, ma è per essenza errore. Ci innamoriamo di un'altra persona quando la nostra immaginazione proietta su di lei perfezioni inesistenti. Un bel giorno la fantasmagoria svanisce e l'amore muore. Questo riassunto di De Gasset, praticamente di quello che ritiene l'essenza del libro. D'altra parte, di questa verità se ne accorgerà, dopo anni di infelice amore e di vana adorazione, Swann, quando dopo anni dirà, in fondo, a dirla tutta, Odette non era neanche il mio tipo. Cosa ha fatto? Cristallizzazione. E questo è il frutto di questo libro. Questo strano libro, in verità, Letizia l'ha detto benissimo, e tanti altri hanno sottolineato l'oscurità, la difficoltà, il carattere slegato di questo saggio. Almeno una decina di volte nel libro Stendhal lo definisce così, esse. Però in verità si tratta di un trattato, d'un traité, più che di un esse, di natura filosofico-scientifica. È curioso proprio, c'è con tutta evidenza una specie di superio scientifico che cerca di, come dire, in qualche modo cicatrizzare quella che sappiamo, l'ambasciatrice l'ha appena ricordato, questa ferita amorosa, nel dolore della sua rottura con Mathilde Dembrowski. È una specie di libro che è dunque scritto con uno scopo terapeutico. Cerca inizialmente di versarlo in romanzo, la cosa non funziona, e dunque si accorge che la trasposizione romanzesca non è più possibile. E allora c'è questa strategia della messa a distanza del dolore attraverso questo pensiero analitico, che poi ha un modello culturale molto preciso, un riferimento esplicito, che è quello degli ideologhi. D'altra parte, Destut de Tracy, che è l'autore addirittura di un capitolo della sua ideologia che si chiama De l'amour, che in verità, leggo, appare soltanto nella traduzione, nell'edizione italiana del libro di Destut de Tracy, che Stendhal però conosce. Immagino che di questo anche parlerà Marco Piazza. Tra parte dunque questo libro, cito Stendhal, è un libro di filosofia, dove l'autore descrive freddamente le diverse fasi della malattia dell'anima chiamata amore. Ora è curioso, ma questa metafora dell'amore come malattia
porta dritto ad un modello che è quello della fisiologia. Pour moi, je reviens toujours aux lois physiques. E qui effettivamente entriamo in pieno Ottocento, perché da qui tutte le fisiologie di Balzac. Forse di questo che parlerà Franco Fiorentino. Ora, proprio lo scopo del trattato filosofico-scientifico è quello di stabilire delle leggi generali. E così anche il caso Stendhal, il suo dolore, il rifiuto subito, rientrerebbe così nella legge generale. Non è colpa mia, non ho responsabilità. Così fan tutte, cioè rifiutano. Questo è chiaramente consolatore. E questo è il progetto de l'amour, con questa scienza del sentimento, dicendo appunto che tutti gli amori qu'on peut voir ici-bas naissent, vivent et meurent suivant les mêmes lois. E io con loro. Una vera e propria, si potrebbe dire, mise en équation du sentiment amoureux, leggo in Bardèche, che dice addirittura Stendhal matématise l'amour. È curioso. Stendhal si protesta, ideologo, psicologo, moralista, tutto meno quello che è, in verità, il romanziere. Ceci n'est pas un roman. Credo che di questo parlerà Xavier Bourdonnais, che tra l'altro ha scritto delle bellissime pagine su questo tema del rapporto tra de l'amour, essai, traité e roman. Dice Stendhal, j'appelais cet essai un livre d'idéologie. Mon but a été d'indiquer, quoi qu'il s'appelât l'amour, que ce n'était pas un roman, qui n'était pas amusant comme un roman. Sembra quasi Magritte che dice ceci n'est pas une pipe, descrivendo esattamente quell'oggetto lì. Perché di fatti questa intenzione di proprio strappare l'amore alla sua natura romanzesca, di farne uno studio scientifico, c'è qualche cosa di, come dire, di forzato, di voluto, tanto più che se ci fosse qui Francesco Orlando, io credo che veramente parlerebbe più che mai di ritorno del represso. Perché de l'amour proprio in mille dettagli mostra un ritorno del narrativo. Ci sono mille aneddoti, mille storielle, mille fatti, come dire, che tematizzano, narrativizzano la crisi amorosa, smentendo il progetto scientifico. Tra parte è questo che crea e il fascino e la difficoltà di questo strano libro, che è preciso all'inizio e poi a un certo punto sempre più vago, e poi, come dice Jean Prévost, le lecteur ne tarde pas à s'y perdre. E difatti altri avranno parlato di oscurità, frammentazione. D'altra parte il grande libro moderno che esce dalle costole o dai frammenti di de l'amour è un'altra collezione di frammenti, che è il discorso amoroso di Barthes. Fragilità, discontinuità, fragment. Tutto il processo di de l'amour veramente, si potrebbe dire, si riassume nella celebre citazione, che tra l'altro puntualmente ripresa da Giovanni Macchia nel suo ultimo articolo su Stendhal, raccolto in Scrittori al tramonto. C'è chi crede di aver annotato una verità, questa è la traduzione di Macchia, mentre ha scritto soltanto un sospiro. In fondo, quante delle nostre ambizioni scientifiche trovano in questa frase la loro verità? È bello trovarlo proprio nelle ultime pagine di Giovanni Macchia. Io lo chiamerei dunque, per concludere, un grande libro cicatrice. Viene da lontano, dai Troubadour, da Petrarca. Ha fatto benissimo l'ambasciatrice a insistere così tanto. D'altra parte anche per Paolo Trompeo, nella sua introduzione alla traduzione di Bontempelli, ha insistito moltissimo sulla presenza di Petrarca in questo libro, prima che arrivino Ariosto, naturalmente, come grande nome del romanzo. Di questo forse parlerà il caro amico Franco Dintino. C'è tutto un patrimonio che viene dai moralisti, ne parlerà Benedetta Papasoli senza dubbio, e va lontano appunto Proust, Barthes. È questa mappa dunque che cercheremo di disegnare, che cercherete, mi dispiace, di disegnare in questi due giorni. E saluto dunque
gli amici anzitutto Anna Maria Scajola e Hélène de Jacquelot, che sono ormai le anime stendaliane della Primoli, e tutti voi che non ho il piacere di incontrare, ma che avrò il piacere di ascoltare. Grazie. Allora, grazie mille a Luca per essere così stato con noi malgrado tutto, tutta la sorte avversa. E Grazie. adesso direi di cominciare subito con i nostri relatori e chiamerei qui Lorenzo Mainini. Allora, Lorenzo Mainini leggerà questa intervento fatto a quattro mani, anche se ci sono due parti Si sono distinte, mischiate si alla sono poi fine. alla fine mischiate, fatto appunto da Roberto Antonelli e da Lorenzo Mainini. Allora, prima di dargli l'intitolo è Tradizione e modernità nello specchio di Delamour. Prima di dare la parola a Lorenzo, dico due parole sui relatori, anche se penso che su Roberto Antonelli non sia molto necessario dire qualcosa. Comunque sappiamo tutti che è il nostro presidente, il presidente della Fondazione, nonché presidente dell'Accademia dei Lincei. Presidente anche della Società Filologica Romana e per venire ai legami più stretti con la Francia, è anche membro straniero dell'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres e ha anche ricevuto il premio Honoré Chavée dell'Institut de France. È autore ed editore di molti lavori, non mi sto qui a dilungare perché penso che tutti li conoscano, mi dirò soltanto così che qual è la sua principale attività, cioè la sua attività critica e filologica che copre l'ampio spettro delle letterature romanze nei loro aspetti interpretativi, critico-testuali e storici, facendo leva in particolare sulle nozioni di filologia comparata e letteratura europea in un'ottica di continuità e tradizione antico-moderna. Lorenzo Mainini, allievo, certo, di Roberto Perché lavoravamo Antonelli, insieme. sì, l'allievo proprio storico di Roberto Antonelli è ricercatore in filologia romanza alla Sapienza, anche lui è in qualche modo un francesista, no? Ha fatto i suoi studi, una parte dei suoi studi dottorali e postdottorali all'Università Catholique de Louvain e all'École de Chartres a Parigi. E le sue ricerche vertono in particolare sulle letterature romanze del Medioevo, con particolare attenzione ai generi lirici e narrativi della tradizione antico-francese. Una parte dei suoi studi è riservata a ricerche di tipo comparativo fra Medioevo e modernità. Al momento lavora un libro sulle strutture del romanzesco fra i primi romans del XII secolo e l'apogeo narrativo otto-novecentesco, e credo che proprio di questo anche ci parlerà questo pomeriggio, In parte, in certo. parte. Allora a te la parola, Grazie. E parlo vicino al Lorenzo. microfono, parlo senza No, no, microfono. Ah, lo parla parlo col qua. microfono, sì, mettitelo Ok. davanti. Va bene. Grazie mille, grazie molto dell'invito e grazie anche così di accettarmi come relatore portaparola, perché la relazione, appunto, essendo condivisa, ha delle parti scritte da me e delle parti scritte da Roberto Antonelli, che però, appunto, come vi ho detto, sono state rifuse in un unico testo. Allora, je cherche à me rendre compte de cette passion dont tous les développements sincères ont un caractère de beauté. Questo è l'incipit del libro stendhaliano.
E malgrado la volontà quindi di offrire un quadro completo delle quattro forme d'amore che poi subito vengono elencate come esaustive, diciamo, di questa passione, ecco, malgrado la volontà di offrire un quadro completo dei quattro tipi d'amore elencati e l'attenzione analitica portata agli altri tre tipi d'amore, pur in un discorso variamente articolato e disarticolato e a volte contraddittorio, è ovviamente l'amore passione quello che in realtà attraversa tutta la narrazione fino alla conclusione e su cui poi viene proiettata l'esperienza d'autore coperta dai vari eteronomi ed episodi e da citazioni e allusioni a una vasta congerie letteraria di romanzi, poesie e saggi. Del resto, fin dall'esordio, quasi inavvertitamente, malgrado il successivo elenco quadripartito, l'amore, e cito da Stendhal, che in tutte le sue attuazioni sincere prende un carattere di bellezza, viene immediatamente identificato con la passione, una malattia chiamata amore, come è stato anche ricordato poco fa. Mentre nella declaratoria degli altri tre tipi di amore è di fatto affermata la loro qualità inferiore, esplicitamente dichiarata poi nel caso dell'amore fisico. Le plaisir physique étant de la nature, et con nous de tout le monde, mais n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées. Ove si noti la corrispondenza fra le anime tenere e appassionate e l'amore passione, appunto. E passione, in senso ovviamente diverso dal lessico romantico, è il termine con cui viene definito l'amore nel grande trattato medievale dallo stesso titolo, De Amore, e ben noto a Stendhal, ovvero il trattato di Andrea Cappellano, che Stendhal cita e di cui elenca vari capitoli. Con una discreta coincidenza, diciamo, sintattica, di struttura, di divisione, di disposizione dell'argomento. Le citazioni che seguiranno dal De Amore di Stendhal per rendere il discorso dal De Amore di Cappellano, scusate, per rendere il discorso più agevole, sono tratte dal volgarizzamento italiano, da un volgarizzamento fiorentino trecentesco, quindi non sono direttamente nel latino di Andrea Cappellano. L'elenco dei cinque capitoli del De Amore citati in Stendhal si corrispondono abbastanza bene. Quid sit amor, un dedicatur, quid sit effectus amoris, ovvero sostanzialmente il secondo capitolo dell'amour, della naissance dell'amour, seguito dall'immediata declaratoria voici ce qui se passe dans l'âme. Ai primi due capitoli del De Amore, nella citazione di Stendhal, seguono poi altri tre capitoli, inter quos, potes, esse amoris, eccetera, che non sono immediatamente elencati insieme agli altri, ma nei quali non sarà difficile riconoscere per il lettore del De Amore la gran parte delle argomentazioni sviluppate nel trattato, anche per quanto riguarda gli altri tre tipi di amore citati nel primo capitolo, l'amore capriccio, l'amore fisico, l'amore vanità, il cui percorso viene seguito lungo tutto il primo libro dell'opera, senza ovviamente dichiarazioni ufficiali e non in modo così prescrittivo, secondo la linea tracciata comunque da Andrea Cappellano, nel suo primo capitolo, che appunto, come dicevo, riporto nel volgarizzamento trecentesco fiorentino. Adunque è da vedere che cosa è amore, quale sia il suo fine, intra quali può nascere amore, come amore si può acquistare, conservare, crescere, menomare e finire, come due persone possano tra sé riconoscere amore e che deve fare l'uno degli amanti se l'altro gli rompe fede. Questo è il programma del trattato di Andrea Cappellano. Sembrerebbe impossibile affiancare il testo di Andrea a quello di Stendhal, posto che per passio Andrea, cristianamente, intende angoscia e pena, mentre in Stendhal il lemma si identifica più che altro con una ricerca euforica. E dice Cappellano che amore sia passione, a vedere è lieve, in perciò che innanzi che amore di ciascuna parte sia pesato, dove quel pesato vale per provato, non è maggiore angoscia, in perciò che l'uno degli amanti teme che l'amore non prenda fuori che debito fine e di non perdere in vano la sua fatica. Si consideri però, come dimostra la citazione, quel che avviene secondo Stendhal quando l'amore è nato, al momento e subito dopo la prima cristallizzazione. L'amant arriva a douter du bonheur. E come vedete, la chiave del discorso di Andrea parte anche qui dal timore, dall'angoscia, dal timore come primo passo del fenomeno amoroso. Naturalmente non si tratta di ripresa o imitazione. Sullo schema di Andrea, Stendhal articola la propria descrizione e argomentazione secondo tutta una serie di immedesimazioni psicologiche nell'animo dell'innamorato, avanzate invece nel testo latino come determinazioni assolute.
Nel caso di Andrea è evidente la coscienza di essere alle origini di una teorizzazione nuova, fondativa, malgrado la lunga tradizione di precedenti indagini sull'amore, Ovidio in particolare. Ma lo schema del cappellano, e non solo lo schema, come del resto rivela lo stesso Stendhal, permane lo stesso, mutatis mutandis, ovvero proprio in quei riferimenti psicologici e per così dire evenemenziali, gli episodi, gli aneddoti, le parti diciamo narrative, che costituiscono in Delamour il contributo della modernità alla casistica presentata al lettore, ovvero il romanzo, la letteratura francese, inglese, italiana, europea, la memorialistica, tutto insomma, quel bacino di fonti da cui poi Stendhal attinge per il suo repertorio di episodi amorosi. Un caso molto difficile da identificare nei rapporti fra i due riguarda proprio quella che Stendhal propone come una propria scoperta, rivendicandone esplicitamente la necessità e la necessità soprattutto di dover individuare una nuova parola per esprimere l'idea, ossia la famosa cristallisation. Punk, dovrei aver fatto la slide. Con la definizione stendhaliana, ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Ma come avviene questa scoperta e cosa la nutre? Esattamente quel dubbio e quel timore che abbiamo già incontrato e che porta alla seconda cristallizzazione, quella che distingue l'amore dei civilizzati da quello dei selvaggi, esattamente con la stessa procedura logica dispiegata a suo tempo, tra XII e XIII secolo, da Andrea Cappellano, che rifiutava ai rustici la possibilità di provare amore. Il selvaggio, scrive Stendhal, non mi ricordo se c'è la slide, sì, n'a pas le temps d'aller au-delà du premier pas, il a du plaisir, mais l'activité de son cerveau est employée à suivre les dents qui fuient dans la forêt, et avec la chair duquel il doit réparer ses forts au plus vite, supin de tomber sous l'âge de son ennemi. Sostituito al rustico, modernamente, dopo la scoperta moderna dei selvaggi, il ragionamento è lo stesso dispiegato da Andrea Cappellano nel capitolo undicesimo del De Amore, dedicato all'amore dei rustici, i lavoratori, nel volgarizzamento fiorentino. E diciamo, scrive Cappellano, che appena può avvenire che lavoratori siano veduti usare cavalleria d'amore, ma naturalmente, siccome cavallo o mulo, si muovono ad atto carnale, siccome movimento naturale dimostra. Ma se alcuna volta, avvenga che di rado può avvenire, fuori di loro natura sentissero amore, non si convene ammaestrarli in dottrina d'amore, i rustici. Adunque, basti loro la continua fatica di lavorare i campi e gli sollazzi della zappa e del marrone, imperciò che se li intendessero agli atti d'amore, i campi e le vigne, per difetto degli lavoratori, non ne potrebbero rispondere di frutti. Quella che manca, o che deve mancare piuttosto in entrambi i casi, quel che manca o che deve mancare è il tempo, la possibilità di rielaborare i primi effetti d'amore, di avere agio, loisir, di dedicarsi a tempo pieno al pensiero d'amore e a un amore totale, come del resto nel De Amore di Cappellano, questo amore totale è riservato solo all'uomo di corte. Ciò che costituirà per Stendhal uno degli elementi di differenziazione positiva anche fra l'amore dell'uomo, distratto da altre incombenze e piaceri sociali, a quello della donna costretta in casa in solitudine. Pensiero che anche questo forse è debitore, almeno in qualche così prima radice, della letteratura medievale, ovvero del Boccaccio che scrive alle donne, ma che comunque può partecipare della medesima congiuntura sociale. À l'autre extrémité de la civilisation, scrive Stendhal, je ne doute pas qu'une femme tendre n'arrive à ce point de ne trouver le plaisir physique qu'après de l'homme qui aime. Il piacere fisico come fine del processo amoroso civile, sia in Andrea sia in Stendhal. La prima cristallizzazione, come nel De Amore, conduce l'uomo ad attribuire ogni perfezione a colei che ama, come già nel De Amore di Cappellano avveniva nel soggetto agente, e come soprattutto nella lirica romanza italiana fino a Petrarca, già citato più volte, altro punto di riferimento essenziale ed esplicito per Stendhal. È la seconda cristallizzazione, però, quella che al di là della terminologia ci riporta al punto chiave del De Amore e di Delamour. La seconda cristallizzazione, come abbiamo visto, La seconda cristallizzazione, come abbiamo visto, nasce dal douté, dalla crainte, la crainte d'un affreux malheur, le saisit, l'amante. E dalla conseguente inevitabilità di una concentrazione assoluta su se stessi e sulle proprie pene. Sul timore, abbiamo visto, è basato tutto il primo processo amoroso di Andrea, ma sono anche basati i conseguenti rivolgimenti esclusivamente interiori ed ossessivi analizzati nel De Amore medievale.
ed è basata la vera specificità dell'amore civilizzato, cortese ed europeo, con o senza soddisfazione sessuale, rispetto a quello dei non cortesi, dei rustici e dei selvaggiti dell'amore. Qui c'è una lunga citazione Cappellano, che questa sia, che questa passione dentronata, cioè innata, ma che sia innata la passione dell'amore, manifestamente il ti mostro, perciò che se si sottilmente volemo guardare il vero, quella passione non nasce da alcuna cosa fatta, ma da sola pensagione nell'animo presa di cosa veduta. Quella passione procede, e era utile mettere in questo caso anche l'originale latino, ex sola cogitazione, ex eo quod vidit, quella passione procede per solo pensiero da ciò che è stato visto. L'uomo, quando vede alcuna cosa acconcia ad amare e al suo arbitrio formata, di presente comincia a desiderarla nel cuore, e poi quante volte pensa di quella, tanto maggiormente nel suo amore arde, infino che diviene a pensare alle frazioni di quella e a distinguere le membra, il corpo, le membra, a immaginare gli suoi atti e disegnare per pensieri le segrete cose dei membri segreti e desiderare d'usare l'ufficio di ciascun membro di quella. E si ricordi dell'amour, aimer, savoir du plaisir, avoir, toucher, sentir partout les sens et d'aussi près que possible un objet aimable et qui nous aime. Ma si noti soprattutto cogitatio e immaginari, termini che attraversano in varie forme tutto il processo dell'amore-passione, anche di dell'amour, e innanzitutto il suo centro motore, ovvero la cristallizzazione, che a ben vedere altro non è che l'immoderata cogitatio già argomentata da Castellano. Adunque, è la nuova citazione da Castellano, adunque è quella passione dentronata per pensamento di cosa veduta. A commuovere, ad amare, non basta ciascuna pensagione, ma conviene che senza modo sia. Questo pensiero deve essere immoderato, imperciò che pensagione con modo non suole alla mente ritornare, sicché amore non può nascere di quella. Come Stendhal sottolinea più volte in tutto il trattato, distinguendo l'amore-passione dagli altri tipi e ammodernando il tutto con l'introduzione del Ramoscello di Salisburgo, quel che Cappellano ricava con Ramoscello di Salisburgo per introdurre anche un elemento di attualità e di scientificità al suo argomentare. Quel che Cappellano ricavava dai romanzi antico-francesi, dai romanzi cortesi, dal Tristan di Thomas in particolare, Stendhal se lo ricava e se lo produce con un lessico che simula o che esibisce scientificità. Scusate, ho perso il segno. Sono due fonti diverse da cui si ricava materiale della teorizzazione. Una teorizzazione che però è intrinseca e che non può essere, e che in parte si può anche può spiegare la struttura disordinata che in parte ha sempre imbarazzato i critici fino ad oggi, spessi proclivi a seguire Stendhal nella sovrapposizione di ragioni biografiche e ragioni testuali, procedimento metodologico che in realtà dovrebbe oggi far parte, se non in ristrettissima e particolare soluzione, del deposito inerte del nostro approccio critico. Come certamente dovrebbe essere anche moderata la ricerca delle fonti, se non volta a comprendere la strutturazione interna del testo e il suo senso complessivo, che è quanto potremmo cercare di fare adesso anche rispetto anche a un altro grande autor mai esplicitamente citato nel De Amour, Ovidio, che non solo è l'antecedente rielaboratissimo, attualizzato al contesto cortese del De Amour, ma forse anche una presenza non episodica nel trattato di Stendhal. Mi soffermerò su alcuni temi fondamentali che è naturalmente impossibile di trovare mo a mo, ma che comunque definiscono un'area di riferimento. Ovidio, per esempio, era chiarissimo nello sconsigliare all'amante qualsiasi confidenza. Leggo, quello è il brano dell'Ars Amatoria, la traduzione di quel brano dice: non è da temere solo il nemico, ma perché tu sia sicuro, tu amante, fuggi anche quelli che credi fidati, temi il cognato, il fratello, l'amico di letto, cave carunque sodalem, tutta questa turba, scusate il refuso, non tura, tutta questa turba ti arrecherà vero timore. E anche Stendhal, nel capitolo 39, approfondendo articolatamente il motivo originariamente ovidiano e poi trobadorico dei lausenger, di coloro che sparlano, e trasferendolo al suo tempo, scrive: «Il n'y a pas au monde d'insolence plus vite puni que celle qui vous fait confier un ami intime un amour passion».
al tema della confidenza si lega poi quella della gelosia, perché la gelosia è uno degli elementi che inducono i Lausengers a sparlare al tradimento, ma è anche il peggiore dei mali da cui guardarsi per riportare vittoria sul rivale. E questo è quello che scrive, che si legge nell'Ars Amatoria d'Ovidio sulla gelosia per il rivale. Sopporta il rivale con pazienza, la vittoria sarà tua, sarà in trionfo sull'arca di Giove. Lei, l'amata, farà un cenno al tuo rivale e tu lo sopporterai. Lei, l'amata, gli scriverà e tu non toccare le sue carte. E poi, diciamo... Ah no, è quella lì la citazione di Stendhal. E lo stesso tipologia, diciamo, di consigli, di didattica amorosa, la ritroviamo appunto nel Delamour, che sviluppa molto sottilmente il tema. Très souvent, la meilleure partie est d'attendre sans sourciller que le rival s'use auprès de l'objet aimé par ses propres sottises. Lasciare che l'amante si consumi e non affrontarlo, non combatterlo direttamente. Anche la riservatezza e la renitenza a concedersi sono un patrimonio personale e sociale per la donna d'Ovidio, poiché aiuta a preservare l'amore e spiega anche perché dall'amore si è escluso il rapporto matrimoniale. In Ovidio, perché causa di noia in quanto soggetta alla volontà dei mariti. Nel De Amore e in De L'Amour, ugualmente bandito in quanto associato più volte alla disgrazia di un vincolo esclusivamente sociale. Il profitto ricavabile dalla riservatezza in amore è chiaramente enunciato anche da Stendhal, ma fondato su solide ragioni sociali e sulla bilancia del rapporto vantaggi-svantaggi. Pour une femme de sud vulgaire, il y a donc tout à gagner à avoir de manière fort réservée. E quindi, qua, da qui in poi Stendhal sviluppa un discorso sui rischi della donna, nel capitolo da cui è presa questa citazione, i rischi della donna nell'esibire, diciamo, la relazione amorosa, e dove ritorna, diciamo, come archetipo appunto il timore ovidiano, di cui appunto Ovidio è archetipo, ma di cui abbiamo visto anche l'importanza fondamentale in Stendhal per l'avvio del processo di cristallizzazione. Le plaisirs de l'amour sont toujours en proportion de la crainte. I piaceri dell'amore, anche quelli che riguardano i piaceri femminili, esistono in proporzione del timore che quell'amore suscita. E anche qui sembra pertinente una memoria ovidiana, dal terzo libro dell'Ars Amatoria. Nell'amore quel che viene dalla sicurezza, ossia quello che viene senza timore, è meno accetto al desiderio. E sebbene tu sia l'interlocutrice femminile più disinvolta di Taide, fingi timore almeno. Siamo in un campo ovviamente in cui la poligenesi è naturale. Quel che però interessa è che in De L'Amour si tenta in realtà di ripercorrere l'intera tradizione letteraria occidentale sull'amore, da Abelardo e quindi forse anche da Ovidio, fino al Don Giovanni e a Werther. Se i casi di Don Giovanni e Werther sembrano equivalersi, quello di Werther però sembra più felice. Don Giovanni riduce l'amore a ordinaria amministrazione e abiura tutti i doveri che lo legano al resto degli uomini. Dalle grand marchands de la vie, c'est un marchand de mauvaise foi qui prend toujours et ne paye jamais. L'amour à Don Juan, continua Stendhal, est un sentiment dans les gens du goût pour la chasse. C'est un besoin d'activité. L'amore di Werther, invece, ha uno scopo diverso, dice Stendhal. Ha uno scopo all'interno del quale tutto cambia volto nella vita. L'amore passione di Don Giovanni è una strada dirupata che a poco si affonda in mezzo a una foresta oscura dove è in agguato l'orrore per l'esame non tremplé par les dangers. Se rispetto al Saint-Preux della Nouvelle Héloïse si deve ammettere che la parte di Don Giovanni è molto più brillante, è all'insegna dell'amore passione di Werther che si conclude il libro secondo e l'intera opera. Mentre non sono più citati in tutto il corso del volume proprio i casi modello che l'avevano aperto, quello di Eloise Abelardo, della monaca portoghese, esempi che Stendhal metteva all'inizio del secondo capitolo, mi pare, del capitano di Vesselle e del gendarme di Cento. Gli ultimi due poi del tutto dimenticati, sembrerebbe, dallo stesso Stendhal, che non sapeva più identificarli a richiesta. Non a caso, ovviamente, l'amore e passione d'Eloise pur Abelard e non viceversa, nel loro nucleo fondamentale testimonierebbero il sacrificio totale per l'amato, scelti dunque per dimostrare, rispetto al pur vicino Helvetius, di come l'amore passione faccia dimenticare ogni interesse personale. Ah, qua c'era, ecco. Helvetius,
scrive Stendhal nella sua corrispondenza, a eu parfaitement raison lorsqu'il a établi que les principes d'utilité ou l'intérêt étaient la guide unique de toutes les actions de l'homme. Mais, comme il avait l'âme froide, il n'a connu ni la mort, ni l'amitié, ni les autres passions vives qui créent des intérêts nouveaux et singulaires. Oltre i più eclatanti esempi dell'amore moderno, da Saint-Preux a Don Giovanni a Werther e al loro senso, quel che sembra interessare infine Stendhal è affermare la possibilità per ogni uomo di coltivare il proprio bello ideale, chaque homme a son beau idéal. E il me semble qu'il y a toujours un peu de ridicule à vouloir convertir son voisin. Che sarebbe però in realtà, conclusione, essa stessa ridicola rispetto alle aspettative suscitate dal trattato e all'impegno profuso, se non la interpretassimo come una strizzata d'occhio al lettore, ovvero una riduzione del trattato per il nuovo, una riduzione, diciamo, del tema amoroso nel trattato al nuovo pubblico metropolitano, riduzione dei grandi temi e dei generi della tradizione europea. La sperimentazione personale, celata sotto i vari nomi, Elisio, Visconti, Salviati, è divenuta, col concrescere dell'opera, essa stessa letteratura, romanzo psicologico fondato su archetipi storici, ma passato attraverso i romanzi del 7-800. A differenza di Thomas, l'autore del Tristano medievale, il primo vero romanzo psicologico europeo che fonda il mito d'amore e morte, Stendhal pretende di dire alla medievale, esprouvez-le, je l'ai éprouvé, l'ho provato, come i tempi richiedevano, col rischio però di confondere le carte in tavola in una struttura ibrida di trattato-romanzo che oggi può anche risultare noiosa, ma che comunque aspirava a educare sentimentalmente, intrattenendo il nuovo pubblico in attesa dei grandi romanzi. Io qui mi fermerei, nonostante la relazione sia ancora molto lunga, e la rimandiamo forse alla... all'escritto, vuoi riassumere? Non so. Perché la nostra relazione continuava con un'apertura, diciamo, sì, a una serie di casi moderni, sì. però diciamo, questa struttura a due ha prodotto non so se vuoi dirci così, sintetizzarci, beh, sì, diciamo che il discorso, in 10 minuti il succo di questa seconda parte. Il discorso, che comunque sia nelle sue linee generali è tratteggiato qui in questa prima, diciamo, quota della relazione, poi in realtà ci si interrogava con Roberto Antonelli su poi che qualità avesse questo amore di Stendhal, al di là, diciamo, della tradizione recepita e della sua riscrittura. Poi la domanda che ci ponevamo era se le qualità, diciamo, dell'amore ritratto nel trattato di Stendhal fossero qualità tutto sommato positive o negative, e se Stendhal fondamentalmente parlasse di un amore praticabile, di un buon amore e di un mal amore. E in particolare ci incuriosiva, e di questo discutevamo, un passaggio di Petrarca, citato più volte insomma, in questa apertura del convegno, in cui nella famosa, diciamo, lettera epistola familiare, quella in cui si racconta dell'ascesa al Monte Ventoso, Petrarca riflette sullo stato delle sue passioni, sulle passioni amorose, sulle passioni per Laura, e per un attimo sembrerebbe disposto ad ammettere che di quella passione si è sbarazzato, che c'è stato un avanzamento nel governo del suo sentimento, che si sarebbe liberato e purificato dalle passioni troppo intense e svianti, che sono poi le passioni della sua lirica. E però poi si corregge Petrarca abbastanza amaramente e scrive: «Resta ancora in me qualcosa d'ambiguo e molesto. Quel che ero solito amare non lo amo più, ma in realtà sto mentendo se dico così», dice Petrarca, guardate, c'era la slide in realtà, eccola. «In realtà sto mentendo, io lo amo, ma meno. E in realtà mento ancora a esprimermi così, amo ma vergognandomi. Ed è così, amo ciò che vorrei non amare, ciò che vorrei odiare, amo ma di malanimo, ossia amo... amo tamen invitus, okay. Amo ma di malanimo, controvoglia, in me stesso misero faccio esperimento di quel famosissimo verso che è sempre Ovidio, il verso di cui parla Petrarca: odero si potero, si non invitus amabo, ti odierò se potrò, altrimenti ti amerò controvoglia. Ecco, diciamo che la relazione poi voleva, e magari nella versione scritta lo riusciamo a sviluppare in maniera più contenuta, voleva poi interrogarsi su l'amore dei personaggi stendaliani.
Stendhal teorizza sull'amore e poi i suoi personaggi amano. E ci chiediamo se, per esempio, l'amore di Julien Sorel, la sua stizza, la sua rivalsa nei confronti di Madame de Renal, non sia poi un amor invitus, non sia un malamore, un amore di malanimo, e se questo malanimo poi, e questa è la domanda su cui in realtà concludevamo la relazione, se non ci fosse questo amore di malanimo anche tra le cause che poi rendono in un certo senso fallimentare la sintassi del trattato, cioè il trattato poi esplode, si frammenta, non funziona, perché l'assetto psicologico, di cui sono testimonianze per esempio molti romanzi coevi, io per esempio mi soffermavo sull'Adolphe di Benjamin Constant, questi romanzi in cui fondamentalmente il soggetto amoroso ama male, ama con cattiveria, e in cui il sentimento amoroso non è più la parabola ascensionale, unitaria, l'ingentilimento dell'amor cortese, ma è un amore che si sperde in rivoli secondari in cui il soggetto amoroso fondamentalmente è protagonista di un amore spesso anche stizzoso, un amore che non ha unitarietà. Allora ecco, diciamo che tutto questo nostro discorso poi voleva arrivare a una comparazione tra la dottrina, diciamo, il tentativo di dottrina raccolto nel Delamour e questa ipotesi di amor invitus, di malanimo amoroso nel personaggio romanzesco. Così vi ho riassunto quello che sennò sarebbe stato veramente molto lungo per iscritto. Benissimo, senti, grazie Lorenzo. Grazie. Questa bella, puntualissima lettura comparata tra il D'amore di Andrea Cappellano e il D'amore di Stendhal, riferimenti a Ovidio, a Petrarca, a Don Giovanni, Werther, una visione veramente larga attraverso la quale avete messo sul tappeto tanti temi fondamentali che in parte almeno saranno approfonditi nel corso di questo convegno. Avremo poi modo magari di fare qualche domanda e di approfondire ancora. Adesso darei la parola, facciamo ora l'intervallo dopo, no? No, allora facciamo adesso una piccola pausa, se volete. Però mi raccomando, abbiamo un caffè di là, ma non più di un quarto d'ora. Diciamo che alle 4:15 ci ritroviamo qua e facciamo poi una discussione collettiva dei tre interventi che abbiamo avuto.
Bene, allora riprendiamo i nostri lavori. Riprendiamo con Hélène de Jacquelot, che ci darà questo essai d'orientation, cercherà di farci capire come e quando, in che modo è stato pubblicato e recepito il De l'Amour. Hélène de Jacquelot ha insegnato letteratura francese all'Università di Pisa, è la nostra standaliana doc qui in Italia, è una delle standaliane più veraci, diciamo, anche perché ha studiato e pubblicato tanti lavori su Stendhal, a partire dal suo primo volume Stendhal, Marginalia e Scrittura, che è del 1991, pubblicato dai Quaderni della Fondazione Primoli. Poi ha anche animato un seminario internazionale con Beatrice Didier, Marie-Rose Corridor e Massimo Colesanti, Lecture Lecteur de Stendhal, poi pubblicato da Champion nel 2019. Poi questo è stato un grande lavoro, un bellissimo lavoro con Sandra Teroni, partendo dai manoscritti conservati al gabinetto Vieusseux a Firenze, ha pubblicato Le idée italienne sur quelques tableaux célèbres, scritto a quattro mani da Stendhal e Abraham Constantin. E poi partecipato attivamente al gruppo dei manuscritti de Stendhal, e tuttora sta collaborando all'edizione critica degli Écrits sur l'art de l'Empire à la Restauration, curati da Christopher Thompson, e poi è membro della Revue Italienne d'Études Françaises, di cui abbiamo qui fondatore e direttore. Allora, Elena, a te la parola. Grazie. Ci siamo già addentrati con la relazione precedente, proprio addentrati nel testo. Io adesso vi invito a tornare indietro, perché, e parlerò in francese, per mieux situer l'ouvrage che è l'objet de notre colloque, je voudrais seulement indiquer quelques points de repère, justement, pour mieux nous orienter, et sur la genèse de Delamour et sur l'histoire de sa publication. Alors, j'ai eu une première tentation, faire remonter la genèse de Delamour très loin dans le temps. En décembre 1802, Stendhal a 19 ans, il envisage le projet d'un poème sur, je cite, « l'art d'aimer, en d'autres termes, l'art de séduire ». Sujet délicieux. Il faut pour l'entreprendre bien connaître les femmes, une teinte de douce sensibilité, histoire de l'art d'aimer, histoire de l'amour au temps de la chevalerie. Quatre chants à commencer à 26 ans, après avoir accumulé un petit peu d'expérience. Nous pourrions donc envisager les journaux de jeunesse de Stendhal comme un ensemble de fragments d'un discours amoureux. Effectivement, au cours de ces années d'apprentissage, Stendhal réfléchit sur les caractères, sur les passions, sur les liens sociaux et affectifs. Il dresse des listes interminables qui lui servent de grille pour analyser les personnages des pièces qu'il lit, des pièces qu'il va voir et des pièces qu'il est en train d'écrire, qu'il projette d'écrire. Sa vocation, d'ailleurs, à cette époque-là, est celle d'un dramaturge. Pour ce faire, il lit et étudie la plume à la main, Helvétius, Hobbes, Tracy, Maine de Biran, entre autres lectures. À l'occasion, je pense que dans les jours demain et après-demain, nous reviendrons sur ces auteurs. Mais à cette époque-là, la réflexion de Stendhal n'est pas seulement livresque. Son champ d'analyse embrasse bien sûr sa propre expérience amoureuse. Et d'ailleurs, comme Brûlart, dominant le lac d'Albano, nous pourrions tracer
les initiales des femmes aimées par le jeune homme. Nous pouvons en citer quelques-unes. L'actrice vue à Grenoble, Virginia Kubli, Victorine Mounier, la sœur du camarade Édouard, les deux Rebuffel, Adèle et sa mère, l'actrice Mélanie Gilbert, avec qui il va vivre quelques mois à Marseille, Gina Pietragrua, la Milanaise, Minette de Griesheim à Brunswick, et en dernier, déjà nommée tout à l'heure, Mathilde Dembowski, née Viscontini, qu'il rencontre à Milan exactement en mars 1818 et dont il tombe éperdument amoureux, mais sans retour. Mathilde, mal mariée avec le général Dembowski, le père de ses deux garçons, est à Milan désireuse d'obtenir le divorce. Amie de Foscolo, de Pellico, de Silvio Pellico, elle est proche des milieux du carbonarisme. Et voilà, il est difficile de parler de Delamour sans évoquer ce personnage. Au point que quand elle mourra, le 1er mai 1825, Stendhal écrira sur un des exemplaires de son livre Delamour, Death of the Author, mort de l'auteur, comme si sans elle, il n'y aurait pas eu de Delamour. De fait, cette passion à sens unique a suscité suscité un désir d'écriture de la part de Stendhal. Il lui écrit beaucoup de lettres, au point que certains éditeurs les ont même publiées dans leur édition, comme si elles faisaient partie du corpus de Delamour. Mais cet échange épistolaire est bientôt frappé d'interdit par la destinatrice. Et le 4 novembre 1819, quelques semaines après ce verdict qui lui coupe cette possibilité de contact épistolaire, Stendhal commence un récit intitulé « Roman ». Il y fait la tentative de transposer son histoire à travers une intrigue sous des noms d'emprunt. Une certaine Bianca, Mathilde Dembowski, un lieutenant Polowski, lui, Henri Bell, la duchesse d'Empoli, Madame Traversi, l'amie de Mathilde, Zanka, l'amie de Stendhal, Vismara. Mais cette tentative romanesque ne dure que l'espace d'une journée. Elle tourne court après avoir noirci une dizaine de feuillets. Le 29 décembre, toujours de la même année, nous sommes toujours en 1819, Stendhal écrit « Day of Genius », « Jour de génie ». Stendhal, finalement, définit, c'est ainsi qu'il définit cette journée où finalement il commence à donner vie et forme à un projet d'écriture qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les campagnes de pensée qui ont scandé ces journaux de jeunesse et qui s'étaient focalisés à un moment sur le projet d'une sorte de traité appelé alors Philosophia Nova. Donc ce n'est pas un poème sur l'art d'aimer qu'il va écrire, mais une sorte d'essai, de traité, de recueil de pensées. Décembre 1819, toutes ces dates, vous pouvez les trouver dans la courte chronologie qui a été distribuée. Décembre 2019, la première idée, le jour de génie, la conception de l'œuvre. Août 1822, publication de l'œuvre. Donc 2 ans et demi vont s'écouler entre la naissance du projet d'écriture et la publication de l'ouvrage. Un ensemble de circonstances explique ce retard. Tout d'abord, le projet évolue en cours de route. Il prend une consistance au cours des mois qui n'était pas prévue au départ. Le projet est celui d'une plaquette. Au départ, le projet est celui d'une plaquette de 80 pages. À tirer, je cite,
pour un plaisir de vanité, a tiré en 100 exemplaires à distribuer à quelques amis choisis, entre autres à Tracy par exemple. Mais 6 mois plus tard, nous sommes le 1er juillet 1820, toujours à Milan, il a déjà écrit 385 pages qu'il n'envoie à son ami parisien Adolphe de Marès, à qui il confie le soin d'assurer le suivi de la publication. Il n'envoie à Marès que fin septembre. Il lui envoie 2 volumes rouges qu'il définit « Happy Occupation of 9 Months »,« Heureuse occupation de 9 mois ». Mais une fois le manuscrit envoyé, le mouvement de l'écriture ne s'arrête pas. 2 mois après avoir envoyé le manuscrit, Stendhal a déjà rempli 2 cahiers de pensées qu'il envoie aussi, toujours, à son ami Marest. Mais ce manuscrit milanais est égaré. Il ne va arriver à Stendhal que 14 mois plus tard. Il va le récupérer quand il va revenir à Paris en novembre 21, après avoir quitté définitivement Milan, où il ne reviendra plus. Suspecté de carbonarisme, il sent que sa présence n'est pas désirée et retourne à Paris. Entre-temps, il a passé 2 mois à Londres, ce qui va le lancer dans un autre projet d'écriture, celui du pamphlet romantique Racine et Shakespeare. Donc revenons à De l'amour. Il y a bien 2 moments de mise en texte. L'ouvrage est conçu, écrit à Milan, dans un contexte politique et culturel précis. Ce sont les 2 volumes rouges envoyés à Marest, plus les 2 cahiers de pensée. Puis, le projet est repris, complété, terminé à Paris. Donc, entre une première rédaction milanaise et une refonte parisienne, De l'amour, ce texte charnière, s'articule autour du départ forcé de Milan le 13 juin 1821. À cette occasion, il écrit « Lascio la patria », je quitte ma patrie. Il quitte sa patrie d'élection, l'Italie et Milan. Il tentera de retourner à Milan fin 1827, exactement le 31 décembre, mais la police autrichienne l'oblige à repartir aussitôt. Alors, l'édition de 1822, De l'amour, par l'auteur de l'histoire de la peinture en Italie et des vies de Heine, Mozart et Métastase, librairie universelle de Montgilléné, 5 francs les 2 volumes in 12. Réfléchissons sur cette page de titre. Le titre, on en a déjà parlé, reprend d'une autre. Par ailleurs, il faut que j'explique quelque chose. La plupart des citations de la brève chronologie et le résumé de la chronologie de l'œuvre que vous pouvez trouver sur cette feuille, la plupart des citations sont tirées des lettres à Marest. C'est Adolphe de Marest, l'ami fidèle, qui va être chargé d'exécuter les volontés de l'auteur et de suivre l'édition dans sa réalisation matérielle. Dans ses lettres à Marest, Stendhal nomme son livre « L'amour, love, de l'amour ». Le titre ne change pas. Une petite annotation de détail, ce titre, il l'avait déjà utilisé dans l'histoire de la peinture en Italie. Je ne sais pas si Daniela Gallo nous en parlera. C'est le titre du chapitre 116. Notons que sur la page de titre, il n'y a pas le nom de Stendhal, seulement par l'auteur de l'histoire de la peinture en Italie et des vies de Heine, Mozart et Métastase. Observons que dans la fiction mise en place dans l'ouvrage, l'auteur est un certain Lisio Visconti, un autre alter ego de Stendhal, un de ses nombreux masques. Il ne signe pas donc directement son livre, si ce n'est par le truchement de 2 livres que d'ailleurs il n'a pas signé de son nom d'emprunt. Parce que lorsque Stendhal projette De l'amour, il a à son actif 3 essais. La vie de Heine, Mozart et Métastase, le premier livre publié en 1815, signé
Louis-Alexandre César Bombay. L'histoire de la peinture en Italie, qui est son premier livre dans le sens qu'il commence à y travailler dès 1811. Le livre n'est publié qu'en 1817, signé M.B.A.A. Probablement Monsieur Bell, ancien auditeur. Et puis, troisième texte qu'il avait publié, Rome, Naples et Florence en 1817, qui va être le premier livre signé Stendhal, de ce nom d'emprunt qu'il va conserver. Donc, pour de l'amour, Stendhal ne veut pas être Stendhal, mais être l'auteur de l'histoire de la peinture en Italie et des vies de Heine, Mozart et de Metastase. Ce n'est que dans la deuxième fausse réédition de 1833 qu'il va signer Stendhal, auteur du Rouge et Noir, de l'histoire de la peinture en Italie et des vies de Heine, Mozart et Metastase. Mais le livre continue à travailler son auteur. Et de près ou de loin, ce livre, ce petit livre, va l'accompagner jusqu'à la fin. Comme justement l'ambassadrice nous l'a communiqué tout à l'heure. En 1833, il publie une fausse deuxième édition. Le même ouvrage sous une nouvelle couverture. Le Mongi avait vendu son fonds à un autre éditeur, Stendhal a profité de l'occasion pour tenter une relance de son livre. Dans les années 30, il annote des exemplaires de son ouvrage. Nous en connaissons trois, à la Fondation Bucci et deux qui appartiennent à des collectionneurs privés. Mais surtout, au cours de ces années, il rédige des préfaces en vue d'une deuxième édition. Une deuxième édition qu'il désire réaliser en 1825, un an après la mort de Mathilde. Il rédige une première préface. Dans les années 30, il rédige une autre préface. Et le 15 mars 42, à Paris, il travaille à une troisième mouture de cette préface. Donc il y tient à son ouvrage. Cet ouvrage, qu'il qualifie dans sa correspondance avec Marest, comme une dissection romantique, un essai, un bavardage, une docte dissertation intitulée « De l'amour ». Et il écrit à Adolphe de Marest, « Si vous trouvez du baroque, du faux, de l'étrange, laissez passer. Mais si vous trouvez du ridicule, effacez. Le faux, l'exagéré, l'obscur sont peut-être tels à vos yeux et non aux miens. Corrigez aussi les fautes de syntaxe française. » Alors, ce qui étonne, ce qui frappe, c'est que ce livre baroque, faux, étrange, obscur, exagéré, pour reprendre les définitions fournies par Stendhal lui-même, ce livre-là a tout de même eu beaucoup de lecteurs de par le monde. Et c'est l'objet de la deuxième liste qui vous a été fournie à l'entrée. Alors, cette liste, je ne la commente pas de façon systématique, parce que c'est une liste en devenir. Elle n'est pas complète. Il manque les traductions en russe, en danois, en suédois, en catalan et en portugais du Portugal. J'ai trouvé une traduction
publié au Brésil, mais voilà. Donc c'est un travail qui n'est pas terminé, mais je voudrais faire, avant de conclure, faire quelques observations. La première traduction, à ma connaissance, est de 1903 et elle a été publiée en Allemagne. La première traduction italienne date de 1914 et je pense que Dintino va revenir sur ces traductions qui se concentrent. Il y a eu plusieurs traductions de Pio Piuccio, de Tocci et ensuite la fameuse traduction de Massimo Pontempelli qui, malgré d'autres traductions italiennes de Maddalena Bertella, Aldo Pasquali et Gabriella Passalacqua, a été cette traduction de Massimo Pontempelli, donc qui remonte tout de même à 1916, et nous l'avons exposé dans la petite exposition. Cette traduction a été reproposée au lecteur italien en 2003. Autre observation. La première traduction en Allemagne, ensuite en Angleterre, ensuite au Japon. La traduction en chinois a été faite à partir du japonais. Et quel est le titre que les Chinois ont donné en 1926 ? Études psychologiques de l'amour. Parce qu'ils ont réussi à publier Stendhal en le faisant passer pour un texte scientifique. Par contre, en Russie, le premier traducteur, mais je n'ai pas réussi à trouver la date, a tenté il y a une première traduction de Stendhal, des œuvres de Stendhal en Russie, qui a mal tourné parce que l'éditeur, je pense, a été exilé au goulag. Et ensuite, il y a eu une autre tentative qui a mieux marché à Moscou. Donc, de par le monde, en Norvège, bien sûr en Grèce, dans le monde entier, on lit de l'amour. Ce qui nous, en quelque sorte, nous légitime. C'est nos 3 jours de colloque. Et autre indication, si vous au hasard de vos lectures auprès de libraires ou vos voyages, vos navigations sur Internet, vous pouvez m'aider à compléter cette liste. Je vous en serai très reconnaissante. Merci. Merci à toi, Hélène, de nous avoir aidé à bien situer de l'amour par cet essai d'orientation sur la genèse de l'amour, une genèse qui est très longue, débute en 1802, il me semble, et aussi sur son histoire après la publication, y compris les traductions, les nombreuses traductions. Tu as très bien posé des jalons très utiles pour toute réflexion sur cette œuvre de Stendhal indéfinissable, traité, essai, traité, roman, baroque, obscur, enfin, une œuvre très difficile à saisir, mais que nous essaierons de saisir au mieux dans ces journées. Bon, alors je passe maintenant la parole à Franco Francesco Fiorentino, qui a enseigné à l'Université de Bari, à Ca' Foscari a Venezia, che è stato professore invitato anche alla Sorbona a Parigi. Autore di tante pubblicazioni, possiamo segnalare i suoi volumi su Balzac, su Molière, sul teatro del Seicento,
sulla Rochefoucauld e la cura di vari romanzi di Balzac, sia in Francia che in Italia. Ha curato anche l'edizione italiana del Teatro di Molière, pubblicata da Bompiani. Ha diretto per la Terza le istituzioni di letteratura francese, la collana di classici Fiori Blu di Marsiglio, e poi ha fondato e dirige la Revue Italienne de Littérature Française. Dirige anche i colloqui malatestiani di letterature comparate di Sant'Arcangelo di Romagna e ha scritto, perché ora, questa attività di scrittore anche, insieme a Carlo Mastelloni, due romanzi polizieschi, editi da Marsiglio, Il filo del male e Il sintomo. E recentemente, nel 2021, ha pubblicato un romanzo intitolato Futilità, sempre da Marsiglio. Allora, Franco, a te la parola. Grazie. Ah, devo dire il titolo del tuo intervento, sì. Alla ricerca dell'erotismo moderno. Allora, grazie alle amiche della Fondazione Primoli, è sempre un piacere venire qui, e che per noi studiosi di letteratura francese consideriamo questo luogo una delle nostre case. E, allora, avete subito una lista che vedete che in 30 anni, diciamo, a inizio 800 si susseguono, non sono romanzi, sono tutti saggi, diciamo, di autori molto importanti, più significativi di questa stagione, diciamo, che si interrogano sull'amore. Tra questi c'è anche Fourier, però vorrei dire subito che Fourier, che è il più radicale come sempre, diciamo, perché è contro la monogamia per la comunità dei figli e delle mogli, è stato pubblicato non a caso nel 1969, che mi sembrava una data giusta per uscire. C'è, come dire, una questione a cui io poi una risposta davvero non credo di saperla dare, diciamo, perché tutta questa interrogazione, diciamo, così autorevole e affollata sull'erotismo? Tenete presente che la stessa parola erotismo è un neologismo, risale a quel grande inventore di parole che è Retief, del 96, credo. C'è una ricerca di una morale amorosa che si contrapponga a quella settecentesca, da parte di un nuovo secolo che ha altri valori morali rispetto a quello del Settecento. È anche vero che così, come dire, si scontrano due secoli l'un contro l'altro armati, però io direi che soprattutto mi sembra questa interrogazione accompagni una riflessione sulla letteratura, diciamo, discutere di erotismo, di amore in questo momento è anche una maniera di pensare alla nuova letteratura. Si possono grosso modo individuare dei partiti, uso questa parola partiti un po' metaforicamente ovviamente. Il primo è squisitamente francese, quello degli ideologhi, sono stati già evocati, ci sarà una relazione, quindi sarò molto veloce su questo, rappresentato innanzitutto da Tracy. Il suo De l'Amour è pubblicato, come ha ricordato Luca stamattina, già poco fa, nel 17 in Italia, non in Francia, nella traduzione di Compagnoni, e riprende l'impostazione del pensiero degli ideologhi. Legare l'amore alla natura vuol dire quindi eliminare l'amour passion come frutto di una società artificiosa. Bisogna invece pensare a una composizione tra un'intimità fisica, il sensualismo non poteva, diciamo così, abolire questa dimensione, con una morale. Tracy si impegna dunque in una battaglia femminista molto forte, direi con accenti molto abbastanza radicali, a favore dell'educazione delle fanciulle, a favore
della libertà delle donne del matrimonio e soprattutto a favore del divorzio che l'anno prima la Restaurazione aveva già abolito, dopo che diciamo, già il codice napoleonico aveva molto ridotto. Già prima di lui, nel 1806, Senancour, nel suo De l'Amour, aveva rivendicato cose analoghe. Anche il Senancour, malgrado il suo romanzo, diciamo, venga soprattutto dopo la lettura di George Sand del 1830, diciamo, diventi un pensatore tutto romantico, invece questo saggio mi sembra anch'esso tutto quanto ispirato ad una ideologia, agli ideologhi. Rivendica per esempio l'amore fisico con forza contro l'amore platonico, l'educazione delle donne, il divorzio, mentre il pudore è un attributo indispensabile all'amore, su questo sono tutti d'accordo, la continenza è un ingiusto ricatto esercitato sulle donne, perché quando la perdono hanno perso tutto. Dunque bisogna, diciamo, arrivare a questa composizione, come dire, che per noi sa tanto di buonsenso, ma tra amore fisico e amore e dimensione morale, ma che allora non era soltanto di buonsenso, era molto invece così di opposizione. C'è il campo opposto, il partito opposto, quello romantico, e invece fa una scelta radicalmente opposta: legare strettamente amore e religione. Oggi l'ambasciatrice ha molto sapientemente evocato testi che nel Vangelo soprattutto ne parlano. Nella rivalutazione del cristianesimo, Chateaubriand gli ascrive anche il merito di avere cambiato il sentimento dell'amore nel mondo classico soltanto dominato dai sensi. Vediamo se riesco. Ah, sì, no, se riesco a fare passare a un'altra. Boh, non lo so, qua. Mi sembra bloccato. Devi puntare verso la telecamera. No. Ecco qua, è arrivato. Allora, ce que nous appelons proprement amour parmi nous est un sentiment dont l'Antiquité a ignoré jusqu'au nom. Ce n'est que dans les siècles modernes qu'on a vu se former ce mélange des sens et de l'âme. C'est encore au christianisme que l'on doit ce sentiment perfectionné, c'est lui qui, tendant sans cesse à épurer le cœur, est parvenu à jeter de la spiritualité jusque dans le penchant qui en paraissait le moins suspectible. Questa sorta di amore spiritualizzato per Chateaubriand è devastante. Fuori dal matrimonio, e lui dice, questa è una dell'innocenza pastorale. Questo mi sembra, come dire, una scappellata letteraria di Chateaubriand. È appannaggio dell'alta società. Questo devo dire, a partire da Andrea Cappellano, tutti dicono che l'amore è una riserva di classe, praticamente. Questa medea, allora, dunque Chateaubriand riconosce un sentimento che assomiglia all'amour passion, ma le diffida una volta che fuori dai sacramenti. L'Andromache rasiniana, nella lettura di Chateaubriand, diviene così l'emblema stesso della nuova concezione dell'amore della donna cristiana, rispettata in quanto moglie e madre. Naturalmente è contro il divorzio, e Nodier, nel suo saggio del 32, riprende queste posizioni di Chateaubriand e definisce il divorzio adulterio legale e la religione cristiana, c'est le cristianisme qui a, pour ainsi dire, inventé tous nos sentiments. Questo è già un secondo partito. Un terzo partito si discosta dalle posizioni di Chateaubriand soprattutto per le sue implicazioni nazionali, e che potremmo chiamarlo dell'amore tedesco. A partire dal successo internazionale del Werther, Villiers e Madame de Stael portano un radicale attacco alla concezione francese
dell'amore basata sui sensi e sulla vanità. Per Madame de Staël, i tedeschi ont plus d'imagination que de sensibilité. La passione, nel loro caso, è caratterizzata dall'entusiasmo. Si sa che la nozione di entusiasmo è centrale nel primo romanticismo tedesco. È importata in Francia, ma è una nozione tedesca. Entusiasmo che accosta l'amore alla religione. Così Staël può sostenere che l'amour est une religion en Allemagne. Questo tipo d'amore spiritualizzato si è affermato in Europa con la cavalleria, ma è decaduto in Francia, dove alla fine è stato soppiantato dall'esprit de fatuité. Come vedete, tutte cose che tornano in Stendhal, per dire che Stendhal, lo diremo. Questo esprit de fatuité, tipicamente francese, ha però risparmiato la Germania. Adesso proviamo a vedere. No. Su quello in alto. Ma vuoi tu? Vedi tu? Ecco, la prossima, ecco, no, sei tornata indietro. Vai. Ecco, questo è questo, perfetto. Allora, l'amour est une passion beaucoup plus sérieuse en Allemagne qu'en France. La poésie, les beaux-arts, la philosophie même, la religion ont fait de ce sentiment un culte terrestre qui répand un noble charme sur la vie. Anche qui vedete qualcosa che poi troveremo in Chateaubriand. L'amore è al centro delle arti. È legata alla cultura generalmente. Questa concezione totalizzante dell'amore, assimilabile all'amour passion, si nutre dell'arte e nutre l'arte. Può però comportare paradossalmente due pericoli. Madame de Staël è sempre sorprendente per la sua intelligenza, devo dire. È una scrittrice che si legge sempre con gran piacere perché ha sempre delle posizioni sfumate. Allora, perché questo amour passion tedesco, da una parte si può tradurre in un'affettazione che rende stucchevoli gli autori e le conversazioni dei tedeschi, e d'altra parte può tradursi in un uso disinvolto del divorzio. La fedeltà all'amore si rivela infatti più forte di quella all'istituzione matrimoniale. Quando uno sposo non ama più, cambia, diciamo, in Germania. È in questo contesto che Stendhal scrive il De l'amour, e come si vede numerose sue posizioni sono sostanzialmente analoghe, non originali, rispetto a quelle espresse, diciamo, da altri in questo dibattito. Seppure in dialogo con queste posizioni, tuttavia Stendhal non si appiattisce mai su una sola posizione. Prende dove deve prendere, crea per contrasto, il suo è comunque un contributo singolare. Allora, l'interesse di Stendhal, come è stato già detto, parte decisamente, è tutto centralmente, concentrato sull'amour passion, cui oppone l'amour goût e l'amour vanité, di fatto poco distinguibili tra loro. L'amour goût, tipico della galanteria francese settecentesca, è fondato anch'esso sulla vanità. Cito: il est vrai que si l'on ôte la vanité à ce pauvre amour, il en reste bien peu de chose. Infatti, se esente da vanità, l'amour goût può addirittura configurarsi come una variante debole, pallida, dell'amore passione, come per il duca di Pignatelle, presso il quale, cito, l'amour goût était tout à fait exempt de la vanité qui corrode. C'est une nuance affaiblie, mais pure et sans mélange de l'amour véritable. L'opposizione che lo fonda è dunque sostanzialmente analoga a quella che individua Madame de Staël tra amour passion e vanité. Stendhal, per esemplificare i due tipi d'amore, ricorre alla letteratura grazie all'opposizione Werther-Don Juan e alla geografia personale nella contrapposizione tra Italia e Francia, sostituendo così
la Germania di Stahl. Ma, come ha osservato Todorov, l'amour passion dovrebbe sostanzialmente prescindere dalla triangolarità, essere cioè soltanto in ragione e dentro il rapporto, non ammettere la presenza di terzi. Questa discriminante capitale, secondo Todorov, tra l'amour passion e gli altri due amori, non regge, e non regge proprio per la cristallizzazione, che è la cosa più importante del saggio di Sandal. Allora, in particolare Alexandra Pion ha osservato come a ispirargli questo concetto sia stata la lettura di Mendel Biran e del suo dell'Influence dell'abitudine sulla facoltà de pensée, in cui il filosofo rendeva autonoma la soggettività dei sensi, attribuendole, grazie all'immaginazione, un ruolo attivo. Sinceramente io sono poco convinto, non del tutto convinto che questa sia stata la fonte principale. Credo infatti che la cristallizzazione potesse essere ispirata a Stendhal dalla letteratura libertina, che gioca moltissimo sul concetto di immaginazione, e soprattutto dall'amato Laclos, dove si trovano passi come questo. Allora, vediamo se riusciamo. No, devi andare. Laclos, siamo arrivati. È una lettera di Madame de Merteuil. J'ai rencontré, comme vous pouvez croire, plusieurs femmes atteintes de ce mal dangereux. J'ai reçu les confidences de quelques-unes. À les entendre, il n'en point dont l'amant ne soit un être parfait. Mais ces perfections chimériques n'existent que dans leur imagination. Et la cristallisation, non? Nella cristallizzazione l'innamorato sovrappone all'oggetto d'amore una immagine. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Ma prima ancora della cristallizzazione c'è il desiderio di amare, per il quale ci si crea un modello ideale a cui l'oggetto amato assomiglia. Questo modello ideale, non essendo innato per Stendhal, non può che essere mediato da romanzi e convenzioni sociali. Poi sempre gli altri alimentano l'amour passion attraverso il pudore, la gelosia e perfino attraverso la ripicca, come dice sempre Stendhal. La soggettività amorosa che Stendhal vorrebbe integra nell'amour passion finisce per essere anch'essa un'entità relazionale, come peraltro lo sarà in tutti i personaggi dei suoi romanzi. Il momento decisivo dell'innamoramento, è stato già detto, è costituito dalla seconda cristallizzazione, quando assieme all'idealizzazione subentra il dubbio e la paura di perdere l'oggetto d'amore. A questa fase, la settima, l'innamorato pensa: «Elle me donnerait des plaisirs qu'il seul au monde peut me donner». Più che un pensiero, si tratta di un'emozione, che, come ha mostrato Matte Blanco, ha comunque una sua logica, seppure aberrante. La perdita della donna amata si identifica con quella di tutte le cose belle della vita. Un elemento porta via tutto. Significativamente, il rapporto sessuale può essere felice e appagante solo dopo prima della cristallizzazione. Dopo la seconda cristallizzazione si può facilmente dare adito al fiasco. Prova tu, guarda, ti prego. Perché... Bravissimo. Sì, sì, sì. Benissimo, benissimo, grazie. Plus un homme éperdument amoureux, plus grande la violence qu'il est obligé de se faire pour oser toucher aussi familièrement et risquer de fâcher un être qui, pour lui, semblable à la divinité. Vedete, anche Stendhal divinizza, comme Chateaubriand. Ouais. Lui inspire à la fois l'extrême amour et le respect extrême. Notate che il fiasco dà una definizione analoga a Fourier. Diciamo, anche per Fourier il fiasco è, come dire, un problema di immaginazione. Il fatto che le donne ridano del fiasco di un uomo per Fourier è la dimostrazione di quanto la società
a lui contemporanea e volgare, diciamo, che non accetta l'immaginazione. Rispetto all'esaltazione delle virtù dell'amour passion, si può infatti notare in Sandal una singolare sottovalutazione della sessualità. L'amore fisico viene ridotto a qualcosa di primitivo e violento. L'amour est un miracle de la civilisation. On trouve qu'un amour physique est des plus grossiers chez le peuple sauvage et trop barbare. L'amore fisico, che n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées, è solo brutalità. Negli esempi della serva e della contadina viene praticamente ridotto allo stupro. L'altro infatti non conta se non come strumento per soddisfare i propri sensi. Per usare un'espressione tanto bella che lui adopera, quando accusa i giovani tedeschi, è caratterizzato dall'absence du sentiment d'être deux. Trovo molto elegante questa espressione. Tra l'altro, che requisito indispensabile all'amour, tutt'altro che un requisito indispensabile all'amour passion, invece addirittura una minaccia, la seconda citazione, che vedete alla struttura sintattica uguale, e che è interessante, perché Stendhal usa sempre un criterio quantitativo e non qualitativo, una cosa che cresce più o meno, non sì e no, ma più o meno, che è una sua maniera costante, direi, di ragionare da fisiologo, in questo senso. Allora, plus entre le plaisir physique dans la base de l'amour, dans ce qui autrefois déterminait l'intimité, plus elle est sujet à l'inconstance et surtout à l'infidélité. La seconda cristallizzazione sembra emancipare dal rapporto fisico grazie all'idealizzazione della donna. Una donna derealizzata, impenetrabile, dominatrice, spesso punitiva, si considerano le due novelle introdotte. Quella che Crusoe definisce una sovranità femminile a cui ci si avvicina tremando, sempre Crusoe giudica plausibile alla sua origine un interdetto incestuoso della sessualità in Stendhal. Ma fuori da questa dimensione più propriamente biografica, sempre Crusoe constata come nella geografia amorosa stendaliana i paesi in cui vige il potere femminile sono quelli dell'Europa meridionale arretrata, l'Italia e la Spagna. Questa differenza costituisce il sintomo di una divergenza tra energia e razionalità sociale. Il materialismo della civiltà moderna abbatte i miti e sottrae agli uomini la capacità di immaginazione, involgarendoli. Anche Balzac nel 1822, e qui diciamo vorrei parlare un po' di come Balzac vede le cose, è impegnato a definire proprio in quell'anno e rappresentare l'amore in quella che spesso passa per la sua trilogia passionale. Scrive Le Vicaire des Ardennes, Arnette et les Criminels e Van Clore, che pubblicherà poi nel 25, tutti nel 22. Anche nel suo caso determinante appare un amore, solo che a differenza di Stendhal con Mathilde, lui è più fortunato, con Madame Berny che lo colma di tenerezza e di sessualità. Data la differenza d'età con Madame Berny, che aveva un anno di più di sua madre, si può dire che il suo sia una sorta di incesto legittimo e riuscito. Balzac legge il dell'amour. Non si può precisare la data, ma di certo negli anni venti, prima di una lettera alla duchessa di Abrantes in cui cita un aneddoto presente nel dell'amour. Questa lettera, tuttavia, non è datata. Gli specialisti oscillano nell'attribuirla al 23, al 25, al 29. A partire dal 29, comunque, il saggio sarà uno dei motivi maggiori di ammirazione per Stendhal e spesso lo cita a partire dal concetto di cristallizzazione. Ma nelle opere giovanili non mi sembra che ci sia alcuna traccia del saggio di Stendhal. I protagonisti di questi primi romanzi sono di Balzac sono degli squilibrati che nutrono passioni estreme ed incestuose. Il vicario si è fatto prete per sfuggire alla passione incestuosa per sua sorella. Una volta che lei non è, si scopre non è tale, la sposa
senza però dirle che nel frattempo aveva assunto l'abito talare. Il matrimonio trasforma questi due soggetti inquieti. E qui, scusami Letizia, se stai collaborando, va bene. Il est impossible de décrire le bonheur pur et suave qui régnait dans l'hôtel de la rue de Saint-Santé. La douce Mélanie, ayant tout ce qu'elle souhaitait, ressemblait à une sainte admise dans le séjour des bienheureux. Cette volupté tranquille n'offre aucun trait à l'art du poète et de l'écrivain. Enfin, la passion de ces deux êtres s'épuisera, mais dans cet état de la, où la passion des hommes prenne une teinte de sensualité. In questo, come in numerosi altri passi in cui descrive l'amore, colpisce da una parte il lessico religioso, dall'altra che questo amore ideale comporta una voluttà ma tranquilla, una sensualità ma epurata. Amore, voluttà, religione. L'ideale erotico del giovane Balzac è il raggiungimento di una sorta di beatitudine spirituale e sensuale, paradisiaca e quindi angelica, capace di comporre e chetare desideri trasgressivi. Le passioni sono sconvolgenti, ma una volta realizzate, anche se si tratta di un ex prete e di un incesto sfiorato, grazie alla fusione amorosa è possibile ottenere pienezza e calma. Naturalmente la storia poi finisce male, ma questo è normale. In Annette el criminel torna lo stesso ideale amoroso, che anche in questo caso si realizza in un personaggio trasgressivo. Argo è un pirata terribile, che grazie all'amore della purissima Annette si redime. Ancora una volta troviamo la medesima combinazione di voluttà serena, unione spirituale e religione. Te la fido. Allora, no, è saltato una. Vabbè, la leggo. No, non ce l'ho, vabbè, non fa niente. Argo la regarda avec entendrissement et se penchant sur ses lèvres de rose, il ajouta la plus grande volupté terrestre en confondant son âme dans l'âme d'Annette. Come anche negli altri due romanzi, questo si conclude con la morte per amore che poi Wagner esalterà nel Tristano. In Van Glore, il capolavoro giovanile di Balzac, il protagonista si innamora di Chlore appena conosciuta, vedendo in lei une de ses âmes sorties des sphères voisines de la sphère divine. Siamo lontani dalla cristallizzazione sendaliana. Balzac proietta l'innamoramento in una dimensione mistica, di comunicazione tra le anime. Ancora una volta amore, religione, associate questa volta alla musica, sono fuse in una sorta di esperienza celestiale. Comme des anges qui font en mission sur terre et s'ignorent l'un l'autre, ne se reconnaissent qu'au moment où la flamme céleste brille au-dessus de leur tête, nous avions été des mois entiers livrés au charme de marcher de jouissance en jouissance dans une carrière au milieu de laquelle la religion et la suave musique nous avaient servi de tendres interprètes. Réunis maintenant, nous confondîmes nos cœurs en un seul et dès lors s'ouvrit une ère nouvelle de sentiments plus tendres. Con riferimento agli angeli, Balzac esplicita la sua fonte, quella che ispira la sua concezione dell'amore. The Love of the Angels, pubblicato a Parigi da Thomas Moore nel 23 e tradotto lo stesso anno per due volte in francese. Probabilmente era stata Madame de Berny a farglielo conoscere, come si deduce dall'unica sua lettera al giovane Honoré conservata. Le altre furono tutte bruciate. Anche un'altra fonte ispira questa concezione erotica al Balzac degli anni 20. In una lettera sempre a Madame Berny del 22 si lancia in una lunga ed enfatica esaltazione dell'amore che riprende un passo di Melmoth di Maturin pubblicato nel 20 e tradotto anch'esso per due volte in francese nel 21. Balzac assume il romanzo come modello per il suo Le Centenaire, apparso nel 22, dove non ha mancato di parafrasare la concezione dell'amore dello scrittore irlandese. Dovrebbe esserci forse... Aimer, ce n'est plus soi,
sans le faire dépendre toutes ses affections humaines, la crainte, l'espoir, la douleur, la joie, le plaisir, que d'un seul jet. C'est se plonger dans l'infini, c'est s'absorber dans lui et ne respirer que de son souffle. Negli anni venti, dunque, in Francia, convive con le altre anche un'altra concezione dell'amore che potremmo definire, a partire dai suoi ispiratori, irlandese. I due autori irlandesi, uno è cattolico e l'altro è protestante. Maeterlinck è protestante, Moore è cattolico. Concezione romantica che concepisce l'amore come un annullamento nell'altro, in una dimensione angelica in cui si ricompongono tutte le contraddizioni e coesistono spiritualità e sensualità. Questo ideale corrisponde per molti versi a quanto il giovane Honoré sta vivendo con Madame de Bernier. Nella fisiologia di Marage, invece, la presenza di Stendhal si fa evidente, non nella scappellata Bale, cui dice di dovere l'aneddoto su Elisa Pernetti, aneddoto che in Stendhal non esiste. Il suo amore, infatti, è stato infatti aggiunto nell'edizione Furn. Nel 29 non veniva nominato ed è probabile, come ha osservato De Cesare, che invece era Latouche a quello a cui pensava. Bensì nell'introduzione al volume, dove viene citato il processo di cristallizzazione, e poi nel risoluto impegno femminista a favore della libertà e dell'educazione delle donne e del divorzio. Per fare un solo esempio eclatante, famoso, possiamo confrontare due passi di Stendhal. Ecco, quello di Stendhal è questo qua. On convient qu'une petite fille di 10 ans a 20 fois plus de finesse qu'un petit polisson du même âge. Pourquoi à 20 ans est-elle une grande idiote, gauche, timide, ayant peur d'une araignée? Confrontandolo con aussi à 10 ans, si une petite fille a plus de finesse qu'un garçon à 20, est-elle timide de gauche et aura peur d'une araignée? Vedete, la riprende praticamente alla lettera. Balzac, abbandonati gli pseudonimi giovanili, divenuto finalmente Balzac, sceglie per definire un'istituzione sociale come il matrimonio una strada diversa da quella mistica irlandese. La letteratura si allea con la scienza e quindi, diciamo, incontra Stendhal. Però sono due i punti sostanziali per cui, diciamo, Balzac è in dissonanza con Stendhal. Allora, il primo, per Stendhal, l'amore deve comporsi con il matrimonio, benché lucidamente capisca che il matrimonio è contraire aux lois de nature. Per Balzac, è contrario alle leggi di natura il matrimonio, ma Balzac vuole comporre amore e matrimonio, mentre per Stendhal l'amour passion è inconciliabile con l'istituzione. Il secondo è ancora forse più essenziale, diciamo, per Balzac è impossibile che ci sia amore senza sesso. Diciamo, ancora nel famoso articolo sulla Chartreuse osserva a proposito del personaggio della Sanseverina: «Vous la trouverez grande, spirituelle, passionnée, toujours vraie, et cependant l'auteur a soigneusement caché le côté sensuel. Il n'y a pas dans l'ouvrage un mot qui puisse faire penser aux voluptés de l'amour et les inspirer». Cioè, come dire, fa uno strano attacco per chi conosce Stendhal, che non si meritava, il poverino, diciamo, come ci fosse un pudore di Stendhal, ma non è un problema di pudore, evidentemente, di Stendhal. Un romanzo come L'Isle de la Vallée costituisce la smentita alla possibilità di un amore che prescinda dalla sua realizzazione sessuale. In conclusione, si potrebbe azzardare una modesta ipotesi per spiegare questa grande fioritura di riflessioni sull'erotismo moderno che caratterizza i primi 30 anni dell'Ottocento. Il secolo appena nato è alla ricerca di una nuova morale e di protocolli amorosi adeguati. Mi pare che tutte le voci concordino nell'opporsi alla pratica libertina che nell'immaginario collettivo caratterizzava l'aristocrazia d'ancien régime. L'universo morale borghese si definisce per opposizione
al libertinismo. È significativo che il grande la seduzione del Faust Goethe, diciamo, quando Faust seduce Margherita, viene attribuita al demonio. Cioè, il libertino nell'universo borghese può essere il demonio. Nel Settecento non c'erano demoni che seducevano, erano libertini, erano uomini. Il nuovo erotismo presuppone fondamenti altri rispetto al puro piacere dei sensi e allo spirito di conquista. Soprattutto questa ricerca di nuove definizioni dell'amore si intreccia a quella letteraria, essendo l'amore tema romanzesco per eccellenza. Dinanzi alla letteratura sembrano aprirsi due strade per definire questo nuovo amore, che si vuole alternativo al puro piacere dei sensi come al trionfo narcisistico della seduzione. La prima è quella della religione, sia nella versione istituzionale, Chateaubriand cattolico, Stahl protestante, sia in una versione più trasgressiva, mistica, gli irlandesi del giovane Balzac. L'altra è quella del rapporto con la scienza sociale e in prospettiva con la scienza medica, che è quella intrapresa da Stendhal e da Balzac maturo. Anche nell'erotismo l'alternativa tra scienza e religione posta all'indomani della rivoluzione caratterizzerà per intero il secolo. Grazie Francesco per aver messo in luce il contesto in cui nasce il De l'Amour, in un periodo che è il primo trentennio dell'Ottocento in cui proliferano i trattati sull'amore. Anzi, vi invito a vedere nella nostra piccola mostra c'è addirittura un dictionnaire de l'amour di quell'epoca, c'è la seconda edizione che è del 1811. E poi un periodo in cui si contrappongono varie tendenze, da quella degli ideologi a quella opposta dei romantici, quindi Chateaubriand, ma anche Goethe, Madame de Staël, oppure gli irlandesi come Thomas More. E poi anche per aver considerato come questi diversi influssi abbiano risonanze nell'opera di Stendhal, senza trascurare poi i richiami a Balzac, naturalmente, e il rapporto controverso che lega Stendhal e Balzac e Stendhal per quanto riguarda alcune teorie dell'amore. E quindi lo stretto rapporto che esiste tra una nuova concezione dell'amore, così come si va elaborando in quei decenni, e la letteratura coeva. Quindi mi sembra che abbiamo molti argomenti, la relazione di Francesco Fiorentino, ma anche quella di Hélène de Jacquelot e quella di Antonelli e Lorenzo Mainini, su cui possiamo discutere, porre delle domande e cercare di dare delle risposte. Inviterei allora il pubblico a intervenire su quello che preferiscono di questi interventi. Qualcuno che vuole intervenire? Valeria? Magari. Ti dispiacerebbe venire lì perché così viene registrata la tua intervento. Bellissime le tre relazioni, diverse e importanti. Mi ha colpito molto nella bella relazione di Franco Fiorentino quest'idea fatto che l'amour passion diventi argomento e entri nel grande processo di democratizzazione in atto nel passaggio dall'ancien regime alla modernità. Quale livello di consapevolezza, direi politica, quindi ti chiedo in particolare se nel testo di Fourier, forse in maniera più conclamata, più chiara, sia presente questo intento, forse didattico nel suo testo e negli altri, un intento estetico, ma che di fatto si iscrive in questo processo, sia presente proprio
questa chiara coscienza, chiara consapevolezza di rendere, cioè, l'amour passion un elemento di modernizzazione, di democratizzazione, ecco, un elemento democratizzato, passaggio dalla borghesia. Lo dice bene Laclau, vabbè, quel genio di Laclau, nella lettera che tu hai citato, appunto, è chiarissimo già l'intento, ma fino a che punto poi i teorici del Fourier in particolare lo sanno. Provo a rispondere. Sì, magari. Sì. E il testo di Fourier è veramente impressionante. Diciamo. Allora, Fourier pensa che c'è, diciamo, un'idea progressiva, diciamo, della civiltà. Diciamo. È quella che lui pensa è che il punto finale è l'armonia. Diciamo, si deve trovare una società, e il fondamento di questa armonia sarebbe l'amore. Quindi, diciamo, allora mi pare impressionante che dopo la Rivoluzione francese c'è una maniera di pensare alla storia come un susseguirsi di rivoluzioni, certamente. Cioè, come, e quindi e c'è una, e però c'è anche un'altra maniera che Fourier è, appunto, poi è un utopista. Però di pensarla invece non come spargimento, cioè con metterci al centro invece del un motore che è l'amore. A me è parso un testo, per amore di Dio, è farraginoso, ecco, insomma, non so se si legge Fourier, appunto, è un, insomma, sono spesso, non c'è un'organicità, ecco, in questi quaderni, diciamo, che non a caso non furono pubblicati, rimasero, diciamo, nei suoi seguaci. È interessante che quando sono stati pubblicati nel 69 sono diventati un manifesto, diciamo. Dopo il 68 è diventato una sorta di ideologo del 68. Insomma, diceva un po', insomma, era un po' strano, diciamo, effettivamente una cosa scritta nel 1817, diciamo, potesse essere. Però è vero che la cosa che sembra interessante è proprio, se uno li pensa dopo un periodo terribile della storia d'Europa, diciamo, della rivoluzione, l'idea che uno attribuisce all'amore, diciamo, una. Allora capisco quelli che dicevano mettete dei fiori ai vostri cannoni, diciamo, potevano riconoscersi in Fourier. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Puoi venire qui, Alberto, ti spiace. Mi chiedo se perché il libro di Stendhal non è un trattato in cui tutte le idee siano chiare e distinte e con delle definizioni perfette, è molto fluido, no? È molto scivoloso, direi. Per cui persino il concetto fondamentale di cristallizzazione è un po' scivoloso, perché qui è stato messo soprattutto in luce l'aspetto e l'effetto, no? La cristallizzazione come effetto dell'amore, per cui, diciamo così, la pasta lievita e un po' di farina ed acqua diventa una cosa, e con tutti quei diamanti di sale della miniera di Salisburgo. Ma poi di fatto, per il modo con cui ragiona Stendhal, e soprattutto nei suoi libri, nei suoi romanzi, no? La cristallizzazione non è soltanto l'effetto di un processo psicologico, ma è la causa dell'innamoramento. La cristallizzazione è sia il risultato dell'innamoramento, ma è anche ciò che mette in moto tutto il processo. L'esempio di Proust, è vero, sì,
fine Swan dice e pensare che io volevo morire, che ho sofferto le pene dell'inferno, eccetera, eccetera, per una donna che non mi piaceva e che non era il mio genere. Benissimo, quindi c'è stata tutta questa lievitazione che poi a un certo punto si affloscia. Però in partenza, come mai lui si innamora di Odette? Perché Odette assomiglia a una figura di Botticelli. È questo che mette in moto, cioè il processo di cristallizzazione, questa in fondo malattia, no? Questa specie di tumore che si sviluppa nell'animo, ha bisogno di essere messo in moto da qualche cosa. E questa spinta iniziale, come si vede nei romanzi, nel Rosso e il Nero, soprattutto nella Chartreuse, cioè, è anche quella cristallizzazione. C'è tutto un processo di causa ed effetto, eccetera, eccetera, e che va, oddio, che va considerato, penso, in modo unitario, non so, può darsi pure che mi sbaglio, non so se siete d'accordo o se vi sembrano delle stranezze. Bene, grazie Alberto, non so chi vuole rispondere, forse anche Daniela ha qualcosa da dire su questo, no? Botticelli. Io sono sordo, può andare? Vieni, sì. Sordo. Sono Daniela Gallo. Avrei qualcosa da dire sul problema dell'erotismo. Cioè, ci sono le altre reazioni contemporanee che mi pare andrebbero prese in conto, e sono per esempio le reazioni del pubblico che va a visitare le sale del Louvre. Ci sono testimonianze straordinarie. Non sopportano la nudità, non sopportano tutti questi quadri nudi, e queste testimonianze vanno dai primi anni dell'Ottocento e si ritrovano fino ancora a Flaubert, se mi ricordo bene, in una delle sue novelle. E questo a prima vista pare ci colpisce, avremmo l'impressione che tutto questo dovrebbe essere evidente, non lo è, apparentemente non lo è, perché le persone che vanno al museo ormai non erano abituate a vedere questi quadri. Quindi prima questo, e poi c'è ancora un'altra realtà nella percezione del corpo, che è la scoperta della psiche, lo specchio in cui ci si vede completamente, non era mai successo prima. Quindi c'è una percezione della nudità che mi sembra vada ristudiata, e rileggere questi testi con questi altri elementi. Vuoi rispondere a tutti e due, forse? O sì, sono molto d'accordo con entrambe le cose. Cioè, Alberto, sono perfettamente d'accordo. Mi pare che le tue osservazioni vanno anche un po'... concordano con un articolo di Todorov a cui facevo riferimento, perché anche lui, come dire, in qualche modo smonta il processo della cristallizzazione, soprattutto, diciamo, perché allora uno può dire che è un processo tutto soggettivo, e Stendhal lo fa capire, perché quando dice le bellezze che tu attribuisci all'oggetto d'amore sono promesse di bonheur, dice a un certo punto. Quindi, diciamo, è l'idea che tu pensi, è un egoismo, diciamo, che tu proietti sull'altro. E questo sembra un processo tutto dal soggetto, però già qua queste promesse di bonheur da dove vengono al soggetto? Vengono da fuori, non sono innate. E quindi comunque c'è un altro dal di fuori che muove. E secondo, poi, tutti gli esempi che fa, la gelosia, per esempio, abbiamo fatto l'esempio di Swan, quello, diciamo, la gelosia è fondamentale, diciamo, in quel meccanismo. Odette, insomma, è lesta, diciamo così, e lui ci rimane molto male, diciamo, rispetto a questo. Quindi, vedi, anche qui la presenza del terzo. Io trovo che quello è il punto più focale, diciamo, l'idea che Sandal sembra voler attribuire nella sua glorificazione di questo
amour passion, diciamo, in questa esagerazione, diciamo, sinceramente, che attraversa tutto il testo e certe volte, come dire, stanca pure in questa lettura, diciamo, perché torna, si aggiunge, e ecco, questo tende a monumentalizzarlo, ecco, questo, diciamo, mi sembra un po', invece se, anche gli esempi che dà mostra che è questa amour passion è quello dei suoi personaggi dei romanzi, diciamo, dove non è affatto monumentalizzato, anzi tutti i personaggi dei romanzi di Stendhal sono appunto non è caso che Girard ha scritto il suo libro a partire anche dal Rosso e Nero, insomma, quindi è molto significativo. Molto bella quell'osservazione del corpo, penso che sia verissimo, diciamo, perché soprattutto questa, ci sono questi studi anche di Peter Brooks su questo, c'è una differenza che nell'Ottocento diventa marcata tra il corpo nudo e il corpo spogliato. Allora, diciamo, è chiaro che il corpo nudo è qualcosa che nella storia dell'arte c'è sempre stato, diciamo, appunto, l'amore sacro, l'amore profano, l'amore sacro è nudo e quello profano è vestito. Ecco, nell'Ottocento chi non ha l'abitudine a tutto ciò pensa al corpo spogliato, che poi anche i pittori cominceranno a fare il corpo spogliato, le piace il cinturino qua, c'è sempre qualcosa, oppure decore sull'erba e così via. Ecco, mi pare che questa distinzione, che è una distinzione forte dal punto di vista erotico, diciamo, è molto, e quindi, diciamo, se uno percepisce un corpo nudo come un corpo spogliato, insomma, è uno striptease, è un'altra cosa, diciamo, non è più un simbolo, ecco. Se permette, oui, je vous en prie. No, allez-y. C'est bien. Oui. Merci à tous les deux pour les communications. J'ai une question à chacun, ou une remarque, disons. Hélène, dans ce que tu as rappelé de l'histoire éditoriale et de la genèse de l'amour, il y a une chose qui m'a toujours frappée, c'est cette phrase en 1825, quand Mathilde meurt, et que Stendhal dit « Death of the author », l'auteur meurt, donc l'auteur qui serait Mathilde Dembowski. Et dans ce que tu rappelais, ça fait écho à une position stendhalienne extrêmement forte, qui est la difficulté constante chez lui à se penser comme auteur, à se définir comme auteur. Et dans les citations que tu rappelles, le 20 mars 1820, dans la lettre à Marest, d'abord c'est à Marest qu'il confie la chose, comme si Marest était aussi une part de l'auctorialité forte, mais voilà ce qu'il dit: « J'ai tant de mépris pour la canaille écrivante que je voudrais être nommé le moins possible. » Je trouve que De l'amour, c'est vraiment un de ces textes stendhaliens qui montre cette difficulté qu'il a à se penser comme auteur. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, si on le lisse sur l'ensemble de la carrière. Je sens que c'est un des textes qui dit ça de manière extrêmement, extrêmement nette. Et puis j'ai une question pour Franco, qui est dans tout autre ordre, qui est sur la place très délicate chez Stendhal de la pensée de la sexualité. Quelle place réservée à la sexualité? Et dans De l'amour, qui devrait d'une manière ou d'une autre en parler, et je te remercie d'avoir signalé ce jalon essentiel qui est l'aclos, parce que je pense qu'il a une incidence extrêmement grande dans, d'une part, la conception de la cristallisation, mais aussi plus généralement dans la manière dont Stendhal est nourri aussi d'une littérature 18e libertine. Et c'est pas un hasard si Laclos est un des auteurs qu'on rencontre fréquemment dans De l'amour. Mais dans De l'amour, il y a vraiment, me semble-t-il, cette difficulté à penser la place de la volupté ou de la sensualité proprement sexuelle. Et si on regarde du côté des romans, il me semble qu'il y a la même difficulté, la même bipartition entre un amour érotique spirituel, un amour physique et un amour romantique spiritualisé que tu as tiré du côté de la religion et de Chateaubriand. Ce qui me frappe, c'est que dans Armance et dans Lucien Levesne, il y a un véritable blocage
du côté de la volupté proprement sexuelle, qui n'arrive pas à se vivre pour des raisons différentes, mais qui n'est pas là. Alors que dans Le Rouge et le Noir et dans La Chartreuse, il me semble qu'il y a un équilibre qui se fait plus facilement entre ces deux conceptions que tu as rappelées, d'un amour, disons, érotique, non spiritualisé, et un amour qui est, lui, totalement romantique et spiritualisé. Parce que du côté de l'amour physique, dans Le Rouge, il est là, il est présent dans la relation avec Madame de Rênal, notamment au moment de Vergy, ou ce qui se passe quand Julien est en prison. On a dit, c'est la thèse de Barberis ou d'Ancel, qu'en prison, Julien Sorel et Madame de Rênal ont des relations charnelles. Et on a un peu la même chose dans La Chartreuse, où on peut imaginer que, là c'est un peu plus explicite, qu'entre Clélia et Fabrice, il y a consommation sexuelle. Donc il me semble que, y compris dans la carrière romanesque, il y a vraiment cette tension constante qui est à l'œuvre dès de l'amour, où on évacue un petit peu la sexualité, et qui crée une sorte de bipartition dans le roman, dans la carrière. Alors pour terminer, il me semble que ce qui remplace dans De l'amour la place de la sexualité, qui n'est pas dite, qui n'est pas nommé, mais qui est évoqué quand Stendhal dit pudiquement intimité. L'intimité, quand on atteint l'intimité. Mais il n'en dit jamais plus. Qu'est-ce que c'est que cette intimité concrètement? Il me semble que ce qui remplace ça, c'est ce qu'il dit d'un ordre tout à fait sensuel sur des petits détails qui appartiennent à l'être aimé. Par exemple, le chapeau blanc de l'être aimé qu'on revoit passer dans la rue sur une autre femme et qui suscite immédiatement une forme de souvenir et un désir qui naît de ce petit détail très visuel, ici sensuel. Donc il me semble qu'il y a une place réservée à la sensualité, mais qui est minime et qui ne passe pas par la sexualité dans le monde. Pardon, j'ai été trop long, mais... Merci beaucoup, merci Xavier. On va répondre rapidement. Très rapidement, bien sûr, il y a tout un jeu de pseudonymie, absence d'auteur, est lié pour Stendhal, son rêve c'est d'être lu par ce qu'il a toujours appelé les happy few. Finalement, il voudrait être, mais il est en contradiction avec lui-même, parce que d'un côté, il essaye d'une façon ou d'une autre de relancer ses livres qui ne vendent pas, parce qu'il voudrait vendre. Donc peut-être qu'il voudrait être reconnu. Mais d'un autre côté, il ne pense, et vraiment, il ne veut être lu et reconnu que par un cercle d'amis. Cette notion de cercle qui a été travaillée par la thèse de Muriel Bassous, le cercle familier d'amis dans lequel il se reconnaît. Ce sont ses lecteurs privilégiés. Mais d'un autre côté, il voudrait gagner de l'argent. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un auteur. Alors, merci, Xavier. Oui, c'est vrai. Alors, je voudrais ajouter une observation à tes questions. Alors, c'est vrai, dans Le Rouge et le Noir, il y a de la sexualité entre Madame de Rênal et Julien, mais il n'a pas de plaisir. On le dit, il n'arrive pas à sentir du plaisir. C'est-à-dire, là, il y a toujours un blocage. Et donc, on voit que là où il y a de la sexualité, vraiment, il s'y astiène. Alors, Baldac, il a raison. C'est-à-dire, on peut faire des personnages. La Sainte Séverine, elle est formidable. Elle a des amants. Elle a eu des amants. Elle, avec Mosque, elle aime sensuellement Fabrice, mais jamais une allusion à cette dimension, à la volupté. C'est vrai. Balzac, c'est l'opposé de ce côté-là. Et donc, et c'est bizarre, parce que Stendhal, c'est un auteur laïque, spregiudicato, nourri de la littérature libertine du 18e, c'était un élève de Laclos, d'une certaine façon. Et donc, on n'arrive pas à comprendre, mais là, il y a vraiment un blocage, j'ai l'impression.
Scusate, mi dispiace, ci sarebbero tante altre domande, anch'io volevo fare una domanda a Lorenzo Mainini, però forse domani mattina, siccome avremo più tempo, possiamo, se qualcuno ha nel cuore qualche domanda da fare, se la tenga, e magari domattina, chi è Alberto, il presidente? Alberto? Domattina eventualmente, se c'è qualcuno che ancora vuole fare qualche domanda ai relatori di oggi, gliela facciamo fare. Domattina che ora? Domattina alle 9:30 l'appuntamento. Bene, allora ringrazio tutti gli intervenuti e il pubblico e a domani alle 9:30. Thank you.